Bestiacci, bentornati in questa nuova incredibile puntata. Si inizia una settimana veramente ricca, ricca di roba, ricca di roba. Non va la chat? Va la chat? Non va la chat? Va la chat? Vai che va la chat? Non va la chat? Perfetto, perfetto, buono. Ragazzi, non vedremo mai le cose... Ah, sta andando. Cazzo, per un attimo ci ho sperato a non potervi dare il dono della parola, e invece vi è stato dato dai poteri forti, perché vince sempre la democrazia. Come avete passato il weekend? Io ho passato il weekend... sono uscito la sera al pub, ho passato una magnifica domenica con Andrea, che cercava di convincermi di essere un genio affetto da Asperger, e invece non è così. A quanto pare un'altra sorta di malattia, lo capiremo, vedremo poi in un futuro. Bestiacce, bentornati, un piacere. Rasgardo, grazie mille per i 200. Poi Iaco, Black, Psycho, Nocius, Lili, Adelaide, Mattia, Bestiaccia, Hiro, Devil, Matt, Sonia, Gon, Aya, Elia, Channel, Fermi, chi è? Shannon, Raffi, Jadux, Giangi, Persona, Lo Sguercio, Gigiga, non vi so leggere, Cestino, Procupo, Sakisaki, dai su, Zika, gente nuova, vi ho visto, avete scritto prima, gente nuova, Not Be Paper, giusto, ho letto bene, non lo so, gente nuova, dai. Chi l'è? Benedetta, poi altri, l'ultimo ma non ultimo, non meno importante, attenzione, Lilli. A posto così, bestiacci, un piacere, bentornati, benvoluti, malnati. Allora, stasera si continua Marta è morta, ha questo vizio di morire Marta, non, ognuno ha i suoi hobby, lei ha questo vizio di morire, di tagliarsi, e stasera continuiamo questa antologia horror, ma voglio prima ricordarvi, grazie mille per le sub, chi l'è? Che è successo? Grazie Yaki, non mi dici, cazzo, non mi sta dicendo perché non s'aggiorna, non mi dice, allora fermi, grazie Yaki e grazie, non ho visto, Lenny, e possibile Mac? Vabbè ragazzi, grazie bestiaci, in generale, gentilissimi, grazie per il supporto, il canale va avanti, solo grazie a voi. E cos'è che stavo dicendo? Ah sì, questa settimana è bella pregna, perché vabbè, oggi c'è Marte Morta, domani continuiamo il The Ring, mercoledì c'è Ghostwire Tokyo, che è quel gioco giapponese, con un giapponese che mena le mani e fa magie, fa magie, tipo Doctor Strange, il Dottor Strano, e fa il culo a demoni di fattiforma femminile. Sarà un misogino, non lo so. Poi, giovedì, facciamo un'altra puntata di Elden Ring. Sono saltato a giovedì, a cazzo, così, senza senso. E poi venerdì c'è Kirby. Iniziamo, finalmente, Kirby. L'incredibile open world post-apocalittico, dove il nostro amico succhia le cose. E ci sarà anche Andrea. Il fatto che ci sarà anche Andrea e c'è Kirby e succhia, sono due cose scollegate. Va bene? Siete contenti? Una bella settimana, sono felice, c'è un po' di roba, è bello particolare, un palinsesto come si deve, non c'è solo il The Ring, comunque ci sarà solo il The Ring, sempre protagonista su YouTube, seguite la serie su offscreen, va bene? Come stai Dino? Sono stanco, non riesco a svegliarmi mai, non lo so perché, nonostante tiri su col naso il caffè, ma non succede niente, non funziona, però vabbè, il Dottor Tokyo, sì. Gioco del mese, non lo so Iaco, dobbiamo sceglierlo insieme, non ho idea, adesso vabbè, esce Ghostwire Tokyo, vediamo se vi piace, si potrebbe anche fare quello come gioco del mese, se no Kirby, non lo so,
Non ne ho idea, ragazzi. Dobbiamo scegliere insieme. Horizon è già stato regalato. Tra l'altro, com'è che si chiama? Sterco in culo, così ti chiamavi. È partito adesso il pacchetto. Non chiedermi per quale motivo è partito adesso, ma ti dovrebbe arrivare il gioco. Non so se ci sei in live. Ci sei? Ci sarà? Non lo so. Vabbè, comunque è partito. Il pacco is on the way. Quindi, ah, già che qualcuno l'aveva chiesto, come funziona la roba dei punti canale? Lo rispiego perché c'è gente nuova, ci sta. Punti canale, ragazzi, sono dei punti che ottieni guardando le live, molto semplice. Qualsiasi tipo di live, Twitch funziona così. Nel nostro caso specifico, voi potete utilizzare i punti canale che ottenete guardando i nostri stream, le nostre stream, e riutilizzarle in giochi, perché ogni mese vi regaliamo dei giochi. Riscattate la possibilità di partecipare al contest con 40.000 punti canale o con i 20.000 punti canale potete provare a vincere il gioco del mese. Che è un gioco indie, non è un AAA. Tutto qua, easy peasy, lemon squeezy. Dino quando porti Pokémon, mai più, mai più. Le cravatte colombiane a Pikachu non lo sopporto. Cravatta colombiana, saprete come si fa? Andate a vedere su internet. No, non fatelo, sto scherzando, sto scherzando. Sto ovviamente scherzando. Christian, ciao. Giochiamo? Andiamo avanti? La birra non la bevi più? No, no, l'ho bevuta. Ragazza, non mi posso ubriacare ogni sera, eh? Giochiamo o no? Stavolta ci spaventiamo, non lo so. Vabbè, intanto facciamo partire il gioco. L'altra volta effettivamente è stata un po' fiacca la situa. Non so come mai. C'è stata una puntata un po' così. Siamo diventate delle centraliniste. E abbiamo fatto fotografie e anche documentaristi perché abbiamo visto questa natura un po' selvaggia, questo corvo sbranare un passerotto. Guarda che vino succede in natura! Sì, come no? E tutta roba abbastanza strana, roba del genere. Zelda, assolutamente Zelda non lo porteremo. Non lo so, Zelda, ragazzi, c'è tanta roba. Io l'ho detto 1.000 volte. Zelda vi piace? Perfetto, compratelo e giocate. Non so, Zelda, se riusciamo a portarlo. Chi l'è? Ivan, grazie mille per il Prime. Ragazzi, mi ho saltato un botto di sub, scusatemi. Non ho visto. Perché non mi dice. Che succede? What the fuck happened? Ok? Oh! Wow! Si sente? No. Sì? Si sente, sì, si sente. Usa per iniziare. Che frase bellissima. Voglio tatuarmela sulla schiena. Continua. Basta Zelda. No, no, ma lo continuiamo. Solo che quando, siccome è molto lungo, diamo priorità al resto. Molto semplicemente. È andato tutto liscio. Sì, per la prima volta, stranamente, è partita la live e il gioco va. Però io sto laggando, credo. Non lo so. Aspetta che gesticolo. Vado a ricalcare lo stereotipo dell'italo-americano. Ok, perfetto. Hogwarts lo porterete? Sì, lo portiamo, lo portiamo. Hogwarts, forse ve lo regaliamo perché vi voglio male. Chi l'è? Grazie, Grace! Allora, siamo qua. C'ho una secchezza delle fauci. Ma grazie a Coca-Cola Zero, il sapore del benzene. Mi restituisce un'anima. Allora, la mia ombra, che spavento. Ok. Cosa dobbiamo fare? Col tasto B. Ma non si sente un cazzo, sono io. C'è audio, in sto gioco non c'è, non funziona l'audio. Allora, aspetta che lo alzo. Fermi. Sì, qualcosina si sente, ma è veramente bassissimo. Audio, volume generale 80. Allora, tiriamo sul volume generale AD a 110. Volume di dialogo è 150, va bene. Effetti sonori, 150. Via così, così ci cacchiamo sotto. Ok, dovrebbe essere teoricamente sistemata la roba. Vediamo un po'. Sì, si sentono di più i passi. Sentite il passo felpato di questa ragazza sordoceca, sordomuta. Non so cosa sia. Allora, qual è il nostro obiettivo? Obiettivo, linea gotica. Che? Del messaggio di Lapo? Ah sì, non vogliamo allarmarti, ma se le cose dovessero mettersi male, ti prego, ricordati questo numero, 6934. Chiama il 6934. La linea gotica. E quindi cosa vuol dire? Cosa devo fare? La dama bianca, poi devo andare. L'amante. Non sto capendo. Raggiungi la tomba corretta. Non mi ricordo un cazzo, che bello. Allora, beh, sulla mappa è segnato sto posto, quindi noi andiamo lì. Easy. Non riesco a chiuderla. Figa. Via. Eccoci qua. Oh, va che bella, eh? La campagna. Grazie, Ima.
Grazie di cuore. Sta crescendo i peli qua dietro. Gli detti anche i capelli. Forse lo spavento funziona. Forse lo spavento mi farà ricrescere i capelli. La M di mappa, attenzione, per andare di qua, sì, la zona giusta. Ci perseguiterà qualche spirito. Ok, sono arrivato alla tomba corretta. Ci sono diversi. Sì, ok, qui sono delle foglie viola. Eccoci qua. Ma io qua la foto l'ho già fatta. E perché sono qua? Cosa devo fare qua? Tocchiamo la tomba. La sto dissacrando? Attenzione. Che sto facendo? Cos'è, un crocifisso? The power of Christ? Pare Questo di sì. permetterà di creare un contatto con lui. Con questo oggetto lei dovrà ascoltarmi, non c'è dubbio. Va bene, perché ho saltato? Ora ho tutto ciò che mi serve per parlare con la dama. Ho saltato su Posso una andare tomba. sull'isola finalmente. Posso andare sull'isola. Dama, ok, quindi dove devo andare? Fin là? Ah, ok, sì, ottimo, c'è la barchetta, giusto, giusto. Let's go, go, go! Però, è prima mattina, anziché andare a funghi, anziché andare a tartufi con il nostro caro Fido, siamo qui a cercare di salpare clandestinamente, scappando dai tedeschi, su una bagnarola, su una zattera, diretti a un'isola che dovrebbe portarci al fantasma della Dama del Lago, la Dama Bianca. Va bene, interessi particolari, la ragazza, non giudichiamo. Ah, sentite che bel suono, questo è per andare a dormire, senti che roba. Un ASMR di un fiume di saliva. E qua, sì. La dama con l'ermellino, il quadro più sopravvalutato di tutti. Quell'ermellino sa qualcosa, secondo me è quello che conosce i segreti dietro al codice da Vinci. Romanzo criminale che tutti ormai conosciamo. La luna nera. Ah, tra l'altro, non ve l'ho detto, nel mentre che passeggiamo. Cos'è che stai guardando tu? Com'è che si chiama? Sto cercando di guardare la GDC, la Game Developers Conference. Non la Allora, la conosco, ma riesco a GDC. capire come. La GDC, Game Developers Conference, vuol dire sviluppatori confidenti nei giochi. È una conferenza che c'è in America. Hanno appena annunciato la CD Projekt, ha appena annunciato, forse, forse, ha appena annunciato il nuovo capitolo di The Witcher. Non l'hanno annunciato. Dove l'hanno annunciato? Non lo so, hanno messo un'immagine, ma non ti Allora so tu cosa menti. pensi. Tu menti e dici bugie. Hai detto guarda cosa hanno appena detto. Io so che faccio uno più uno. Tu stai guardando quello, quindi non è così in realtà. Vabbè, ragazzi, prepariamoci a un altro gioco super hypato o super buggato, come dice il buon maestro The Glitcher 3. Posso salire su sta cazzo di barca? Sì. Yes, I do. Bella però, è fatta bene la barchetta, eh? La nuova saga in Unreal Engine 5, sì. Allora, premo il tasto S per... Che? Assordante questo suono, ma noi siamo previdenti, siamo già sordi, quindi siamo a posto. Madonna, il casino! Ah, è altissimo il volume. No, 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 no. No. Perché? Cioè, da 0 a 100 in sto cazzo di gioco, eh? C'è a 120. Puttana vacca, e che è? Minchia. Sembra che sto potando le piante in giardino. Porca puttana. Più piacevole camminare sulle mine. Bello. Allora, non l'ho detto, vi avviso adesso. Questo gioco è un gioco abbastanza macabro. Macabro. Parte della terra. Mi ci portava a pescare tanti anni fa. Non capisco perché la mamma non vuole che io e Marta si usi. Non sento un cazzo. Scendi. Scendi. C'è anche la retro, va. Mi sono incagliato su un cadavere? Scendi. Scendi! Aiuto! Come si scende? Non riesco a scendere. Non riesco a scendere! Sono incagliato su qualcosa! Ma porca di quella puttana, tu guarda! Sti cazzo di monopattini elettrici! Il futuro, il futuro!
Ah, non va un cazzo, non va. Come non è questa l'isola? Come non è questa l'isola? È l'unica isola del lago? Sarà questa per forza. Non devi andare qui. Regas, è l'unica cazzo di isola del lago. È l'unica isola del lago. Non è che c'è tanto... È l'unica isola del lago. Non c'è un pesce gatto. Ah, c'è il molo. Piano. Piano. Ok. Fe. Pia. Pa. Ah, però. Parcheggio automatico, manco la Tesla. Ottimo. Ma non è che mi si bagna la sottana così? Mica mi è venuto il vomito solo tre volte. Stiamo facendo progressi. Oh, ok. Dicevo, questo qua è un gioco parecchio macabro, quindi mi raccomando, ragazzi, se siete ipersensibili, mi dispiace perché il mondo è brutto là fuori. Comunque, in sostanza, io vi ho avvisati, Vi ho avvisati, c'è scritto, Marta è morta, versione PC uncensored, quindi nessuna censura. E qua cosa ci devo fare? Allora, c'è qualcosa da fare lì sulla barella, ma a me piace esplorare. Mi sa che non devo esplorare, sento l'albero fare strani versi. Appropinquiamoci. Questo è l'albero su cui venne impiccato. Ma chi? Lapo? L'hanno impiccato? Ok. Grazie Daxin. Gentilissimo. E quindi adesso? Ci facciamo il bagno. Che? Cos'è? Una pellicola o un proiettile? Cos'è quella roba lì? Era un dito. Cos'è? Un rossetto? Un rullino. Un rullino. È quello che stavo levando dalle macchine quando ho scoperto il corpo di Marta. Contiene uno scatto precedente a quel momento. Con un po' di fortuna, se hanno immortalato il momento dell'omicidio, avrò finalmente una risposta. Sarà veramente stata lei. Scusatemi. Adesso io mi incazzo. Siamo stati in casa fino ad adesso. Lei adesso ha aperto la camicia e ci ha trovato dentro un rullino. Bene. Ok. Non so, io non so cosa stia facendo. È una sorta di rituale. C'è qualcosa nell'acqua. C'è qualcosa nell'acqua. La croce del suo amato. La indosserò per attrarla a me. È questa donna che si prova ad avere le tette? Cos'è? Che cazzo c'ho? Ah, la ciocca di capelli. Che su... Ok. Una ciocca dei miei capelli per entrare nel suo mondo. Una strega, sta facendo un rituale. Userò i tarocchi per comunicare con lei. Attenzione. I primi 10, come facevamo con la tata. Gli altri erano per Marta. La tata in inglese è the date. Tutto inizierà. Ok, quindi 10 carte. Ottimo. Buono. Inquietante. Ognuno ha i suoi usi e i suoi costumi. Ho la culina in bocca. Sono molto curioso. E ho un po' l'ultima carta. Ok. Non fa... Ti mimetizzi con il bosco per avvicinarmi. Ti fondi con l'acqua per farti conoscere. Puoi comunicare con me attraverso l'energia dei simboli. Usi il mio stesso dolore per chiamarmi. Tu osi molto. Mi evochi per sapere cose che io non so. Per avere risposte che io non ho. Sto capendo un cazzo. Io sono solo un mezzo. Come l'acqua, come l'aria. Un mezzo attraverso cui muoversi, respirare. Vabbè, è la donna che oggettifica se stessa. Allora devo scegliere due carte. Ma... Ci siamo. Ha funzionato. Non sto capendo un cazzo del gioco, un cazzo! E sono tipo la quarta volta che ci gioco. Cos'è? La papessa. Che culo. Il mercante in fiera, attenzione, ci siamo. E? Il papa. La figlia. La casa. La madre. Cos'è, una nuova serie su Netflix? Poi si fa casa essa stessa,
e diventa madre. Questo ciclo è rotto. Per sciogliere il nodo trova il figlio. Lui è la colpa iniziale, riflessa su di te. Lui è la colpa. La luce vuole riprendersela, vuole il controllo. Pezzo per pezzo sta sgretolando la tua vita. Sì, ma ci sta dicendo che nostra madre ci vuole sbucciare. Buono. Ma questa con cui stiamo parlando è la dama è la dama bianca, è la dama del lago, ma non è Marta. Non è vero? Cioè, non è lo stesso spirito, giusto? O no? No, non credo. Esatto. Ah, la ruota, attenzione. Non hai il controllo di te stessa. C'è una figura oscura dentro di te. Le ferite la stanno alimentando. Userà il tuo desiderio, la tua colpa, le parti più oscure della coscienza. Grazie. Ema. Devo cambiare jingle, ragazzi. Non sento un cazzo di quello che dico. Quando parte quella roba, io non sento niente se non quel jingle. Non ho capito un cazzo di quello che ha detto la signorina. Il pazzo. Ok. E l'appeso. Non riesci più a distinguere. Normale martedì. Nel dolore la differenza è così sottile. Sei sola e resterai sola. I ricordi buono. Ti hanno abbandonata. Loro, unici veri compagni, ora giocano nei luoghi della tua infanzia felice. E lì potrebbero tornare. Non sto ovviamente capendo un cazzo, però sono abbastanza sicuro che lei abbia un dottorato per dirmi ciò. La morte. E beh, questo è un buon segno, vero? La fine, finalmente, di tutto. Questo, invece... State notando posso il modo in cui io sto... Che tu vuoi sapere chi è stato, ma io non ho una risposta. Devi trovarla tu. Buono, non quindi sono qua per un cazzo. Non di entrare dalla porta principale, se vuoi arrivare al cuore. Nonno lo diceva la sempre, sempre meglio la porta sul retro. Potrebbe avere le risposte che cerchi. Anche dopo la morte lasciamo traccia di noi. Non è vero. Tutto è indefinito se guardi all'essenza del... Vabbè, altri luoghi comuni? Non ci sono le mezze stagioni. Questa? La luna nera! È una roba, è una fissa. Poi la luna ed è un... Abbiamo in mano un passerotto. Dove ce la vede la luna in quel disegno? Tra l'altro, se volendo potrei scaricarle queste... Attenzione, il diavolo che ha le tette. What? La diavolessa? The tits. E non si it fits. La fede vacilla, la morte fa paura. Ma la chiesa è un luogo sicuro, casa e madre dei suoi figli. La fede è la luce, non perderla. Ritrovarla è quasi impossibile. Minchia, se mi ascoltare un sermone, ragazzi. Rimessi nel dolore e senza tempo, brancolo nel buio. Amen. Emma? Stiamo molto calmi. Devo abbassare tanto il volume nelle mie cuffie, perché non è possibile che mi deve venire un mezzo... Eccolo qua. Mi sento il cuore in gola, c'è questa parte del collo che... Sono sott'acqua? Oh, finalmente. Cos'era quella roba lì? La mia mano? Non capisco dove mi trovo. Ok, sì, sto nuotando. Sto nuotando. Bene. Non pare acqua, non dico cosa sembra, sembra Fanta, ok. Ma tornare in superficie no, eh? Ah, non posso, che cazzo sto, cos'è? Siamo in casa, ragazzi, c'è il tetto di casa nostra, ma cosa cazzo? Vabbè, non facciamoci domande, continuiamo, è palesemente una cosa del nostro cervello. È una sorta di... Non stiamo bene, qualcuno ci deve aiutare, non stiamo bene. Qualsiasi anguilla malevola che ci sguazza davanti, noi dovremmo... Ah, la talassofobia, la paura dell'oceano, la paura dell'ignoto nascosto in acqua. Ancora sta cazzo di... C'è un corpo?
È lei? Vado! Bello però! Bello! Sempre iconico. Cioè, non gli impiccati, intendo questa cosa del mondo sotto sopra, sott'acqua. Non te... Che? Grazie per la chiave. Posso? Ma siamo noi? Ah, vedi, era il bagno. Incredibile. Siamo immersi in gelatina. Usciamo dalla doccia con gli occhi chiusi. Ho confuso ancora di più le idee. Ma ora ho questa chiave. Non sto capendo un cazzo. Ok, buono, abbiamo la chiave. La chiave per la stanza... Che cazzo è? Questa è la nostra borsa che non possiamo prendere. Forse è la chiave per la stanza di Giulia, mi sa, giusto? Possibile? I suppose yes. Come siamo entrati in casa se ci avevano sbattuto fuori di casa? Non lo so. Noi non ne abbiamo idea. Di qua? Era di qua? Non posso passare da nessuna parte. Ah no, forse è dell'armadio di Giulia, non lo so. È tutto un trip. È tutto un flow, bro. Allora, questo forse è possibile. No, 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 c'era la scatola dei ricordi. Eccola qui, vedi? Attenzione. Martha. Eccoci qui, bene. Un tubetto di Mentos e... Affido i miei segreti a questa lettera. Se la stai leggendo, le cose sono andate come pensavo e io non ci sarò più. Per prima cosa, io non sono sorda. Non lo sono mai diventata. La mamma mi faceva paura. Così decisi di non parlare e di non sentire più. La mamma... Una famiglia di bugiarde. Una famiglia di bugiarde. Una famiglia di bugiarde. Scommetto che però i soldi dal comune li prendevano. Cominciò infatti ad amarmi. E trovarono anche una spiegazione scientifica. Un danno neurologico causato dalla pressione esercitata dalla gemella durante la gravidanza ha progressivamente portato alla perdita del... E certo, è colpa nostra! E così anche questa mia scelta si è trasformata in una tua colpa. Devo rimediare. Sì, devi rimediare. I segreti? Purtroppo sì. Ma una lettera è troppo distaccata. Ora che sai, vai in camera oscura. Ho nascosto una registrazione. Ascoltala. È la mia voce. Addio. Marta. Ok, abbiamo la registrazione di Marta. Questa follia, Marta. Che altro mi hai nascosto? Mi hai privato della tua voce per più di 15 anni. Voglio sentire la tua voce. E andiamo. Ok. No, no, non così. Non così. Di botto. Allora, come cosa devo fare? Quanta roba c'è da fare? Questo cos'è? Cos'è? Qui non c'è niente. Ah, e vabbè, ok. Questo? Cos'è? Un magianastro? No, cos'è? Un vinile? Cos'è? Non sto capendo. Ah, sì, è un nastro. È un nastro, un vinile, un vinile. Che cazzo è? Non lo so, non conosco questa tecnologia arcaica. È un nastro, avevo ragione. Shh. Ciao, Giulia. Ah, la stessa voce. Sembrerà assurdo. Per risparmiare sul doppiaggio, le hanno fatte gemelle. Siamo uguali anche in questo. È ovvio. In fondo ho sempre parlato. Tu eri la mia voce. Ok. Sto andando incontro al mio destino. E non voglio che rimangano segreti tra noi. Ah, giustamente adesso giochiamo nei panni di Marta. O di Giulia. Devo dirti che... Di Marta? Sono... Un alieno? Che? Sono incinta, Giulia. Vabbè, questa l'avevo già capito. Sono incinta di Lapo. Facevamo l'amore e non ho mai avuto il coraggio di dirtelo. Beh, forse sono cazzi tuoi, nel senso... apri le gambe. Si comincia a vedere la pancia, capisci? Per questo non mi spoglio più. Ma per quanto ancora potrei nascondermi? E vabbè. Ieri mi hai chiesto di andare insieme al lago al mattino presto. Tu che sei una dormigliona. Ti ho chiesto di scambiarci i letti, come facevamo da... Ma perché dovrebbe nascondere alla sorella che ha avuto un figlio da Lapo? Ah già, perché quello è partigiano, lui è il padre tedesco, è vero. Con completamente dimenticato tutta la quest secondaria, tutto il contesto. È vero. Ma? Ma? Ah, poi il ragazzo di Giulia? Elena, non è Giulia?
Non sto capendo un cazzo. No, lei è Marta. Quindi l'app è ragazzo di Giulia? Lui si faceva Giulia, siamo sicuri? Lei è Marta, creti. Madonna Andrea, veramente. Veramente. I peli sui denti hai. Quel sorriso che... Lapo si faceva entrambe. Ma allora la colpa è di Lapo. Come cazzo esco dalla finestra da sta casa di merda? Dai che sono anche incinta. In dolce attesa. Lapo ragazzo di Marta. Ok. No, perché lì per lì è la prima cosa che ho pensato. Però ho detto, non può essere così banale. Sarà che le avrà scambiate? Sono gemelle? Perché ragazzi, dai, voglio dire, può capitare, no? E qui sopra abbiamo i genitori. Dio santo, sembrano fatti di cera. Posso prendere il fucile? Allora, mi hanno alzata all'alba e non ti ho svegliato, ho indossato il mio vestito. Andiamo a indossare il vestito. E mentre che spiamo e guardiamo respirare i nostri genitori. Il vestito è di qua. Qua. Veloce, dai, se no si svegliano. È un attimo. Ho scritto un biglietto alla mamma dicendole che ad essere incinta sei tu, non io. È una stronza! Lasciato sulla scrivania, in camera sua. Ma è una stronza! È una stronza! Ma è una stronza sta qua! Ma è bastarda! Oh! Ma va che è proprio stronza, eh? Ma vaffanculo, ma lasciamola morta, non me ne frega più un cazzo di lei! Spegniamo il gioco e basta, è andata così, cazzi suoi! Mi dispiace, certo, col senno di poi. Come cazzo cammino così? Dove la metto la busta? L'ho lasciata nella sua scrivania in camera sua. Aspetta, camera sua è di là, sì. Eccoci qua. Non sono in grado, aspetta, ok. Poi ho sentito il bisogno di parlarti. E ho pensato di usare il registratore in camera oscura. Ok, registratore camera oscura, let's go, go, go. Bello così, il sistema di narrazione fatto così mi piace un botto. Non riesco più a camminare perché ci stiamo facendo pesanti. Alla porta si è magicamente aperta, da sola. Basta che non spavento non ci faccia partorire sulle scale e siamo a posto. Questa famosa stanza che non si apre con scritto Giulia, lasciamola stare, facciamo finta che non serva nulla. Al lago vado da sola. Sarò te. Le dirò tutto quello che tu non hai mai avuto la forza di dirle. Sarò la tua voce. So quanto ti ha fatto soffrire. Al contrario di te, ricordo bene il male che ti ha fatto. E la colpa è mia. Prendi il mio posto, sorella. Vivrai una vita migliore. E io potrò riposare in pace. No, scusa. Sapendo di aver almeno tentato di rimediare alle mie colpe. Ora vado. Porterò con me l'immagine di te che dormi serena. Ok. Vabbè, quindi ha registrato... Non sto capendo. È andata al lago e... Ciao, Giulia. E si è ammazzata? Ero sconvolta. Semplicemente sconvolta. Che è successo al corpo? Quel maledetto giorno, il 16 luglio, Marta non mi svegliò. Ok. Vabbè, vestiamoci. Sono vestita? Sì. Per vedere quali oggetti interagire. Ah sì, ok. La borsa, giusto, la borsa, perché... Che donna è una donna senza la sua borsetta? Attenzione! Sto ovviamente scherzando. Dove... Ok, annusiamo il suo cuscino perché non è... Non c'era. Dovevamo andare al lago insieme. Aveva persino rifatto il suo letto. Incredibile. Sai che la mamma si fosse svegliata presto, nonostante le medicine. E gli avesse chiesto qualcosa. Allora, la follia è rifare il letto. Questo penso sia la parte creepy di tutto ciò, ragazzi. Perché non ha molto senso rifare il letto, diciamoci la verità. Tanto poi che ci rileviamo a fare i denti, che ci puliamo a fare, ci sporcheremo comunque. E io dormivo sempre troppo. Vabbè, buono. Continuiamo a affossarci con colpe su colpe. Qua, vestiti. Nel mio armadio mancava un vestito. Decisi semplicemente di uscire. Ma allora ragazzi, adesso io mi incazzo. Scusatemi, il nostro letto è quello lì. Il nostro letto è quello lì. Ma il nostro armadio è questo qui. Il letto di Marta è questo qui. Ma il suo armadio è quello lì.
La camera di Giulia è dall'altra parte, ma noi dormiamo nella camera di Marta. Ma che cazzo di famiglia rincoglionita è? Non sto capendo un cazzo, è tutto confuso senza senso, è tutto confuso senza un cazzo di senso. Che è successo? Che cazzo è successo? È crashato qualcosa? Fermi, mi vedete? Sì, mi si è spento il monitor, che è successo? Eccomi qua. Funziona, mi vedete? Ci sono? Sì, ci sono. Ok, perfetto. Scusatemi, è partito. Si sono scambiati i letti. Ma perché si sono scambiati i letti? Perché? Per quale motivo scambiarsi i letti? A cosa è servito? Si scambiavano tutto loro. Beh, ho visto anche il ragazzo. Era un piano di Marta fin dall'inizio. Ah, ok. Hai detto, mettiti qua, starretti su me. Perché sono gemelle e rompono il cazzo. Beh, avessi un gemello anch'io proverei, probabilmente farei impazzire i miei genitori. Tu sei Giulia che si finge Marta. Perché Marta si... Che cazzo sta succedendo? Ragazzi, continua a succedere qualcosa al monitor. Ma perché non deve mai andare? Cosa sta succedendo? Allora, fermi. Sta dando dei problemi un attimo il computer. Non so che cazzo... Mi sta cambiando a cazzo la schermata del secondo monitor. Completamente a cazzo. Boh. Siamo? Ok. Dicevo, non... Anch'io se avessi un gemello probabilmente farei un po' impazzire tutti, eh. Per carità. Per carità, però... Camera scritto Giulia, la camera giochi, vedila così. No, io non la vedo in nessun modo, è una camera scritto Giulia, penso sia la camera di Giulia, ragazzi, scusatemi. Perché la mamma trattava male Giulia e quindi siccome sono gemelle, Marta ha detto a lei di prendere il suo letto e identità per vivere al meglio. No, ma adesso lo stanno facendo, adesso si cambiano identità, per tutta la vita ha vissuto normalmente. Usurpato il suo trono affettivo. Non me l'avrebbe perdonato. Mai. Dovevo avere paura. Cioè, quello che stiamo vivendo adesso è un flashback. Lei si alza e va a vedere al lago che cazzo è successo. Marta ha fatto quello che ha fatto perché si è sentita in colpa per tutti questi anni. E ok, però comunque non si capisce cosa cazzo stia succedendo, come cazzo vivessero questi in precedenza. È comunque un delirio. Cioè, e capite che ci sono delle robe che sono strane, semplicemente strane, ma non è che... Tutto qua. Non sto capendo un cazzo, neanche io. Cercai una pistola del babbo per difendermi. Stupida ragazzina che ero. La beretta. Decisi quindi che innanzitutto c'erano i rullini da sviluppare e che, se questi non avessero svelato la sua colpevolezza, avrei dovuto cercare le prove della gravidanza di Marta. Non basta il cadavere. No. Il cimitero. Ok, quindi adesso è giorni d'oggi, siamo ritornati ai giorni d'oggi. Allora, diario, Madonna santa. Ho scoperto il suo corpo e mi hanno sparato alle spalle. Pensavo di aver toccato il fondo. Vabbè, questo l'abbiamo già vissuto. Sono giorni senza animi. Dopo... Che dietro ci sono. Il confine tra realtà e sogni. Vabbè, non riesco, ragazzi, a sentire lei e di sottofondo il doppiatore delle tragicomiche avventure di Tom e Jerry, quindi leviamoci dal cazzo. Che è sta roba? Il babbo ama queste stampe di Firenze. E a vederle. Non... E non è che hai razza al cazzo. È una bella immagine bianco e nero, solo che hanno tolto il bianco. Telegramma. Buone nuove. Un telegramma di condoglianze in ritardo, forse? Vediamo cosa ci dice il giornale. C'è posta. Attentato ad Hitler. I neozelandesi conquistano Tavernelle. Nel settore orientale del fronte, le truppe della seconda divisione neozelandese, 13° corpo britannico, conquistano Tavernelle. La sesta divisione corazzata sudafricana avanza sulle alture presso Greve, conquistando le cime dei Monti Domini e Fili. La quarta divisione raggiunge San Giovanni.
Le cose non sono tanto cambiate. Bene! C'è posta! Questo mi ha aperto la porta di casa, mi ha infilato la posta e se n'è andato. Il postino che non suonava mai. Egregia signora Irene K. A seguito della sua chiamata abbiamo ricevuto il telegramma del dottor D. La richiesta è stata presa in carico. Dottor Dick. Non appena la questura emetterà l'autorizzazione, manderemo a prendere la ragazza. Nell'attesa, per evitare che la ragazza faccia gesti estremi, come dai suoi espressi timori, la prego di affidarsi al consiglio del suo medico curante. La ringrazio per la generosa e carina. La madre penserà che la figlia è pazza, forse perché l'ha vista fare dei cazzo di rituali magici al lago e quindi probabilmente vogliono rinchiudere Giulia in ospedale. Mi vuole rinchiudere in manicomio. Esatto. Forse è ancora peggio. Vuole uccidermi e far pensare a tutti che io mi sia suicidata. Ma quanto ci scommettete che in realtà la mamma non è cattiva, lei semplicemente esce di testa, poi uccide sua madre e comunque sarà una storia tragica horror dove noi ci siamo fatti un enorme segone mentale e magari la gemella neanche esiste? La butto lì, eh? No, i tarocchi, sì, subito, assolutamente. Vediamo un po'. Tre mischiate dovrebbero bastare. Divinazione, si parte. Attenzione, sento lo spirito levarsi in me. Ah, si inebria l'aria. Partiamo con questa meravigliosa carta che è... Il pazzo, di nuovo il pazzo. Non devo preoccuparmi di quello che pensa la gente. Perfetto, andiamo in giro in mutande bucate. Qua. Il diavolo. Oppure la paura mi impedirà di affrontare gli eventi. È palesemente scriptata sta roba. Il diavolo, però sono bellissime le carte. Mi piacerebbe vederle un pochino di più, ma non si può vedere un cazzo. Questa? La torre. E sarà molto difficile risollevarsi dal crollo mentale. Quante... Perché così tante carte? Ah, scusami, prima potevamo fare solo tre carte. Adesso siamo al quinto giorno, forse possiamo fare cinque? Possibile che sia così? Boh, non lo so. La morte. Il destino è ineludibile. La fine ci aspetta. Vabbè, e sti cazzi. Bene. Tutte cose positive. Allora, dove devo andare? La mappa mi segna... Niente. La mappa mi segna, eh? Rullino, sviluppa la foto. E andiamo a sviluppare la foto. Va bene, va bene. In realtà, tra l'altro, non sto facendo una missione seconda. Ah, devo trovare anche la... Dobbiamo trovare anche la pompa della bicicletta, ragazzi. Così possiamo andare in bicicletta, perché altrimenti dobbiamo sempre farcela a piedi. Dov'è che mi avevate detto che era la pompa della bicicletta? Che non mi ricordo più. Paolo Fox, levati. Sì, sì. Ma adesso, ragazzi, partiamo anche con l'oroscopo. La pompa, sì, ho bisogno di quella. Veranda, stalla credo, perché la pompa sta nella stalla? A fianco alle vacche. Dove devo andare? Devo scendere giù di... Dov'è che si scende? Non mi ricordo... Qua si scende per sviluppare. E chi c'è? Che succede? Attenzione! The mother! In camera oscura ora, mai. Devo rimanere il più lontano possibile da lei. Potrei andare al cimitero per scoprire se Marta era realmente incinta. E andiamo al cimitero per scoprire se Marta è realmente incinta. Come ha intenzione di scoprirlo? Tu cazzo è sto disegno? Come ha intenzione di scoprirlo? Scaviamo, la dissotteriamo? Cioè tanto già ci hanno preso per delle pazze, giustamente. E beh ragazzi, allora qua la pompa non la vedo. In questa verandina qua. C'è un macete. E sta laggando tutto. Dobbiamo andare al cimitero, il cimitero, eh? Dov'è il cimitero, eh? Dov'è il cimitero? Dov'è il cimitero? Non dov'è il cimitero, ragazzi? Non me lo segno sulla mappa. Io come cazzo faccio a sapere dov'è il cimitero? Dov'è il cimitero? È questo, ci sarà questo il cimitero? No? Ma non è questo il cimitero, è questo il cimitero. Andiamo di là, vediamo un po'. Devo andare dall'altra parte, nell'altra veranda. E... Quante cazzo di verande c'ho, ragazzi? C'ho due piani di casa. Ma è quello il cimitero? È lontano, prendi la pompa. Ok, cerchiamo sta cazzo di veranda. Questa veranda qua, dite? Sotto? Andiamo sotto. E però sotto c'è la madre. The mother. Allora, sotto forse si scende di qua. Perché io devo ancora imparare a muovermi in questa casa. Vediamo se è qua, magari è qui. Aspetta, sto schiacciando a manetta il tasto spazio. No, qui non c'è. Madonna, come lacca!
Sento proprio gli occhi infrangersi come vetri ogni volta. Qua è chiuso perché di là c'è la mamma. No, però... Non... Aspetta. Controlliamo bene di qua che magari... No. No. No, qui abbiamo gli attrezzi con la quale sono state, è stata costruita l'arca di Noè. Poi... Qua. Over there? Pare di no. Andiamo vicino alla mucca. Tra l'altro ci hanno ammazzato il bestiame e hanno lasciato tutto così. Ma incredibile! Ma che posto del cazzo! Bene, ci ha lasciato la mucca conciata così. Ok, ok. Quanto cazzo è grande la casa? Beh, perché non è una casa. Nope. Dentro la casa al piano di sopra sul banconcino. Prova lì. Mi avete detto veranda. Mi avete detto sotto. Ma devo andare al piano di sopra. Vabbè, esploro prima qui. Vediamo se c'è qualcosa qui. Qui c'è il pollaio. Vuoto. Perché le faine ci hanno mangiato le galline. Oh, l'odore della benzina la mattina ci dà quell'imprinting in più. Qua si può salire. Oh, vedi. Dai, impariamo a conoscere la casa, ragazzi. Mi ricordo che qua, all'età di 2 anni, ho ruzzolato giù dal ponte. E mi sono ritrovata incinta. Allora. Ritorniamo in casa. Si può passare di qua? No. Voglio soffrire. Come non corre. Non corre la ragazza. Perché non corre? Perché siamo scalzi. Torniamo su. Adesso tutto sto casino per cercare la pompa quando bastava andare a piedi. Dove c'è il cancello chiuso? Allora, dove c'è il cancello chiuso? Quindi qua a sinistra. Andiamo a sinistra. Però vi dico già che lì non ho trovato un cazzo. Ci sono andato 1000 volte, però la pompa non l'ho trovata. Perché qua se schiaccio col tasto spazio... Ah, eccola qui. Adesso c'è. Prima, l'altra volta, non ci era. Quindi la ciuliamo dall'altra bicicletta. Ecco la pompa. Buono, quella da 9,99 della Decathlon, che è già nel 45, era lì. Ok. Quindi adesso? Yes, I do. È proprio un open world. Cianciolati i tappini? Ma cazzarola sti ragazzi. Oh, fa un po' ventolina. Basta? Puttana, c'ha degli avambracci con una potenza fisica. Buono. E le rotelle? Perché non è sicuro senza rotelle. Via! C'è il campanello? Dammi il campanello. Rallenta. Rallenta. Come cazzo va? Non va, non... Dove devo andare? Di qua? Devo prendere di qua. Madonna, ma... Bello, guarda che quando vai in discesa non pedale si sente i raggi che vanno. Bellissimo sto dettaglio, ragazzi, complimenti. Bravi gli sviluppatori. Sonore è veramente figo. Ma questo è il cimitero? Quel posto fa paura. Ok, sì. Ci sono i pressi ovunque, sì. Per vedere chi aveva il coraggio di scendere le... Don Mattea, sì. Nessuno superava i primi 2 scalini. E ora è lì sotto, da sola. Al buio. Avrà una paura terribile. No, è morta, non... Eccoci! Rallenta! Oh! Ferma, sta cazzo di bici! Scendi. Non la devo legare da qualche parte? Vabbè, hai aperto tutto? Che? Sento voci. Sento voci, non so se qualcuno è al condominio da me. La cripta è qui. E quindi? Come non ho... Cioè già sappiamo che ci serviranno degli strumenti per fare frazione con scasso, va bene. Speriamo che non ci sia il custode. Mi metti i brividi quell'uomo. Perché? Questi sono pregiudizi inutili. Il corvo. Il corvo che ci indica la via. Eccoci qua.
Lapo! Dovrei annaffiare le piante. Nessuno lo farà. A nessuno interessa. Neanche a me, quindi leviamoci dai coglioni. I fiori, i fiori. No, la missione secondaria è i fiori. Ma chi se ne frega? Poi, allora, fermi. La cripta, e sarà la cripta più grande. Ho detto il piano di sotto, lì, sarà di là. Però non so se... Voglio esplorare un pochino questo cimitero, ragazzi. Qua c'è la porta chiusa, immagino. Questa esatto. Porta è chiusa. Devo assolutamente entrare. Sarà qualcosa per forzare il lucchetto in giro. Andiamo a prendere il nostro bel pappagallo. Abbastanza ridicolo tutto ciò. Abbastanza ridicolo. Non adesso, non adesso. Ah, eccola qua l'acqua. Però è vuoto. Quindi prima dobbiamo passare alla fontanella. Ma è incredibile. Eccolo, guarda, il nasone. Voilà. Ah, meraviglia. Sarà potabile? Posso annaffiare le piante. Ah, l'annaffiatoio per le piante. Pensavo per rompere il lucchetto. L'annaffiatoio ha bisogno dell'acqua prima di essere usato. Grazie. Buono. Lapo, se tu fossi qui davanti a me, cosa ti direi? Che sono arrabbiata perché andavi a letto con Marta. Ma no, io non sono arrabbiata. Mi dispiace che mi abbiate tenuto tutto nascosto. Mi fa soffrire un po', forse. Forse? Ma alla vostra perdita. Tutto è privo di... Oh, quella t'ha fregato il ragazzo! T'ha ciulato l'identità! Ma... Po' di carattere! Non sapevo che il babbo lo avrebbe permesso, anche se militavi tra i partigiani. Per lui questa guerra è solo una follia, come per me. Come per tutti, forse. Addio, Lapo. Ci incontreremo presto. Come ci incontreremo presto? Attenzione, o in inglese attenzione. E adesso l'uccello si è spostato di là, da Marta. Incredibile. Ma ci servirà ancora l'annaffiatoio? Penso di sì. Però prima andiamo a infrangere la legge. Quindi, mio. Eccolo qua. Intanto sentite che di là c'è il meraviglioso uccellino, il corvo che sta cinguettando come un passerotto. Queste sono perfette per forzare il lucchetto. Di corsa, prima che il custode torni. Presto, presto, corri, Forest! Andiamo di corsa prima che il custode torni. Ho visto una faccia. Dio. Qua ci sarebbe da leggere... Chissà se è ispirato... Ovalda? Va bene. Chissà se è ispirato al vero cimitero che magari... Boh, non so. Beh, è un cimitero, ok, però nel senso... Capitemi. Magari è ispirato al vero cimitero. Adesso sappiamo c'è il custode. Ignudo, vestito solo con un fiore. Eccoci qua. Bello. Allora... cosa abbiamo? Una bella lettera. Non posso più andare avanti così. Si è ammazzato anche lui. Non posso continuare a fare finta di niente. La mia famiglia è stata mettergata da quei sporchi nazisti. Incredibile. Mia figlia non è stata neppure seppellita. E io ho dovuto seppellire quella mezzo sangue. Una famiglia italiana che si è sporcata con i tedeschi. Bastardi. Ecco cosa sono. Ora cosa dovrei fare della mia vita? Voglio farla finita. Ma voglio portarmi dietro un po' di tedeschi. Non mi vedrete più, ma sentirete parlare di me. Viva la resistenza. Viva l'Italia. Cosa ha fatto? Bomba in casa? Un po' di tritolo? Ciascuno sta da una parte. Io mi trovo dalla parte della mia famiglia, ma non so se è la parte giusta. Allora, ma quindi c'è... Eh sì, cos'è? Cos'è? Una macchina fotografica? Una nuova skin per la macchina fotografica. Ma tra l'altro, questi skin io le posso mettere sulla macchina? No, cosa fai? Cosa cazzo fai? Osserva la macchina, usa la macchina. No, no, metti via la macchina. Bene. Cioè, siamo entrati qua dentro per sbirciare nella vita privata del parroco. E del custode. Quel contesto... Allora, il corvo qua cosa ci dice? Una tomba senza nome. Una vita senza memoria. Prego per te. Chiunque tu sia. Ah, madonna. Giovane o vecchio. Fa poi tanta differenza. Qua? Beh sì, cioè, se è morto da giovane, insomma, Cristo. Qua? No. Dove debbo? Cireno. Crisostomo.
Aspromonte, ok. Gardino, Amino, Fannuccia? Fannuccia, 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 sì, suona bene. Fannuccia, vieni qua, sì. Qual è lo scopo della mia vita adesso? Obiettivi. Uno strano biglietto. La cripta. Devo controllare il corpo di Marta al cimitero. La cripta. Potrei rompere il lucchetto alla quale tenere c'è entrata. Ma scusami. No, allora. Torniamo un attimo lì. Che forse mi sa che c'erano delle scale che non ho visto. Mi sa che ho sbagliato qualcosina, ragazzi. Forse c'era qua un ingresso e non l'ho visto. Perché non ha senso che mi faccia entrare qua dentro per niente. Ah, aspetta qua. Eccolo qua. Chiavi. Voilà. Buono. Vabbè, vedo che qua non lavora un cazzo di nessuno, quindi. Qui? Questa è la porta? No, la cripta sarà di là, sicuro. Non è di qua. Perfetto. Quale cazzo è la cripta? La cripta ha detto al piano di sotto, scusatemi, eh. La cripta sta al piano di sopra, perché sono dei loculi. 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 Loculà. Di famiglia. Questa porta qui, ma però non mi dice... Non mi dice un cazzo. Sto schiacciando... Beh, quella lì è la porta... Ah, aspetta, forse per chiudere... Boh, non lo so. Andiamo di là. Vediamo tutti i punti di interesse, ragazzi. Non credo, eh. Eh no, qua si esce, scusami. A meno che sia fuori dal cimitero. Che è sta roba? Gira a sinistra? Sinistra dalla porta uscendo a sinistra, dite? Cioè, di qua e di là? Quella coi fiori freschi. Appena entra il cimitero a destra. Questa qua? Ah, ok. Allora, schiaccio il tasto spazio, che è quello che ci fa vedere, vedete quel triangolino lì, ci fa vedere i punti di interazione. Prima l'ho schiacciato e non è uscito. Vabbè. Eccoci. Ah, sì. Ah, scende giù. Oh, ah, ok, ok, ok. Harry Potter. Buono. Ma io qua non ci voglio stare. Che avevamo paura da piccole. È un luogo piuttosto tetro. Quanto cazzo è grande? Ma quanto cazzo è grande sto posto? Bene. Qua non c'è niente. Ok. Nada. C'è una qualche sorta di... Hanno fatto una qualche sorta di festa, credo, qui. Vediamo se posso... Ok, qua. Ma Marta è qui? Poverina. Che arredamento del cazzo, direi, no? Apriamo sta cazzo di tomba? No, non c'è bisogno di censurare, ragazzi, perché è storico... Il gioco è un gioco storico. Ci ha ispirato... È contestualizzato, ecco, quindi non c'è bisogno. Voilà! Che Dio mi possa perdonare per quello che sto per fare. E perdonami soprattutto tu, Marta. No, ci siamo di nuovo, è flippata. Adesso prende e gli apre la pancia. Ma perché, per quale cazzo di motivo questa non sta bene? Questa non sta bene, questa qua c'è un cazzo di... Portatela veramente al manicomio. Va bene? Stiamo per guardare qualcosa di disgustoso. Mi raccomando, se siete sensibili, non guardate, giratevi da un'altra parte, va bene? L'allegro chirurgo, sì, magari lo facciamo anche col crocifisso. Un seno fertile, attenzione. Anche da sotto? Sono dalla parte della mamma. Inizio anch'io una certa, perché qua, cioè, questa qua ha disfatto di tutto sto povero corpo. Come operiamo, allora, dottor Pivetta? Ah, con la forbice del fioraio. Così? Ma non... c'è modo e modo. Beh, il bambino così l'hai spappolato, però, scusa. Mi raccomando, ritaglia lungo i bordi, eh. Che succede? Mi sto spaccando un polso con il
tentativo di... Oh, un po' più veloce. Dai, cazzo che tessuto molle. Su, un po' di forza. Mi hai gonfiato la bicicletta con due colpi di polso. Sta venendo fame. Mo? Comunque secondo me è tutto nella sua testa. Ok, sento il pirolo. Ci siamo. Cosa tira fuori? Una fotografia, una polaroid di Andrea. Ciao. Siamo sicuri che sia il bambino? Oh! Ma che è? Era vero. Marta era incinta. Incinta di un feto deforme con due teste. Di nuovo gemelli. Dicono sia una questione di famiglia. Che famiglia del cazzo! Stavo facendo cose che neanche... Non so quale forza mi muovesse. Non mi fermavo più di fronte a nulla. E decisi anche di fotografare quell'orrore. Pure. Come prova. Per mostrarla a mia madre. A tutti. Chissà poi perché. Ah boh, non lo so. Emma? Fa la foto? Adesso mi dici di fare la foto? Credo di sì, eh. Obiettivi. Fotogramma. Fotogramma? Fotografa la mappa. Come fotografa la mappa? Ah, devo fotografare. Devo trovare una foto alla mappa dello studio del babbo. E portarla dove è stabilito. A caso già c'avevo ancora la missione per i partigiani. Mi sono completamente dimenticato. Vabbè, fotografo il feto. Un normale lunedì. Ok, fotografiamo un feto. Col tasto Q per estrarre. No, dall'altro. La madonna, che casino. Dov'è? Fermi. Ok, così, così, così. Usa la macchina. Mono. Perfetto, perfetto, perfetto. Fuori fuoco? Attenzione, sono un po' fuori fuoco. Attenzione. Forse credo di dover utilizzare. Non mi risalta il feto così. No. Cosa sta succedendo? No, sto cannando tutto. Usa il cavalletto, è necessario per usare le lenti. Ma non voglio usare i ho sbagliato. Devi toglierli. Togli gli infrarossi. Rimuovi. Come si fa? Deseleziona componente. Non me la fa più. Ho fatto una cazzata. Chiudiamo la macchina. Chiudi tutto. Chiudi tutto. Mi togli per favore le robe? Niente. Vabbè, mettiamo fuoco intanto. Tanto ormai. Ce la facciamo in bianco e nero, dai. Così. Cheese! Ora basta. Non ti torturerò più. Tornerò per prendermi cura di te. Sistemarti. E rimarrò qui con okay. Te. Ok. Pensavo... Tanto tempo assieme. Stiamo per avere un jumpscare. Come ti amo, ma... Stiamo per avere un jumpscare. Io non avrò paura. Ma voi probabilmente sì. La devo ringraziare per l'aiuto. Non saprei cosa fare senza di lei. Non era così lunga anche la... Il nostro caro Don Attilio sembra non capire la situazione. Irene, la prego. Consideri l'idea di lasciare l'Italia come le ha suggerito suo marito. Sarebbe meglio per tutti. Soprattutto per la ragazza. Temo che nulla possa farla migliorare. Suo padre sembra non volerlo accettare. Io credo che la speranza sia finita da tempo. Bene. Concordo. Ma in Germania potrà avere cure migliori, in una clinica specializzata. Il manicomio è una soluzione temporanea per evitare che faccia delle sciocchezze. Non posso girarmi, ragazzi. Lei lo sa bene. Non può volere questo per sua figlia. Certo che non lo voglio. Ma cosa posso fare? È un pericolo per se stessa, per noi, per tutti. È anche sparita una pistola di Erich. Grazie Pietro per l'uno. Non posso più aspettare. Ormai non provo più nulla. Cosa pensano degli italiani in Germania, vero? Ma sarete con sono tutti uguali. Uno stimato generale. Tutti vi rispetteranno. Erich! Quella dannata ragazza. Dove sarà? Spero. Mi son persa, non so. L'aspetterò qui in cantina. Prima nel reparto surgelati. Forse certo. Rimarrei volentieri a farle compagnia. Ma devo correre in paese per sistemare le ultime cose. Come facciamo a sentire queste cose? Grazie, dottore, non si preoccupi. Ci vedremo più tardi.
Ok. E quindi lei adesso sta qui a sorvegliare l'ingresso della... Come cazzo siamo arrivati qua? Cosa sta succedendo? Sta dormendo. Bruciala. Ardila viva, esatto. La spingi... Ma non spingerla a parlare, spingile e basta! Ma allora... Io registrerò tutto. Tutti sapranno cosa ha fatto a sua figlia. Ah, questo qui è l'effetto del lucido del sangue sulle mani, sulle dita, no? Perché c'era sta roba qua, non capivo. Vabbè. Ma perché ho in mano... Scusa, ma mi dovete spiegare per quale motivo mi ha acceso l'accendino, lo zippo e ce l'ho in mano così. Ah, non posso chiudere la porta. Direi che questa roba non la facciamo partire, se no si sveglia. Quindi... Farei troppo rumore e sveglierei la mamma. Come? Chiudi la porta. Ma scusa, mi fai troppo rumore a sviluppare una foto, ma a far partire la musica sì. Ma che è sta roba? Cosa sta succedendo? Ah, così! Ok. Confesserà. E come si confesserà? Ma così? Ma a caso? Ma non l'hai svegliata? Figlia mia! Ma cosa sta succedendo? Vabbè, ma cazzo, non mai censurato che sventri un cadavere per il feto e mi censuro un colpo di pistola. Sono stata io. Ma spara un altro colpo, dai, che mi fa pena. Andiamo a sviluppare le foto, per favore. Bussano alla porta. Chi sarà mai? Oh mio Dio, che cosa ho fatto? È stata lei a costringermi. Lei ha ucciso Marta. Ma chi mai mi crederà ora? Mi porteranno in manicomio. Quei rollini sono la mia unica speranza. Vabbè. Pronto? Che è sto suono? No, non aprire anche tua mamma, per favore. Date una calmata. Cioè, setata di sangue. Questa è la strada di un serial killer, ragazzi. Ecco chi aveva le chiavi della stanza della mia infanzia. Oh, adesso sapremo qualcosina in quella dannata stanza. Bene. Posso sviluppare le foto prima? Se aspettate 5 minuti... Poi una bomba ci colpirà e tutto avrà fine. Non vedo un cazzo. Allora... Oh, buono. È ancora qui il cadavere. Ok. Buono, perfetto. L'importante è questo, che il cadavere sia ancora... Adesso mi dici il generatore. Torna al generatore. Quanto ci scommetti? È andata via la luce. È impossibile sviluppare quel rullino. Andiamo al generatore. Il generatore è saltato per aria. Senza corrente elettrica la camera oscura è inutilizzabile. Beh, la camera oscura deve stare al buio, quindi teoricamente fino a prova contraria non vedo un cazzo. Non... E... Mi accendete l'accendino? Perché non posso usare l'accendino, ragazzi? Eccolo qui. Eccoci qua. Ma il babbo in tutto questo dove sta? Cos'è quella roba? Ah no, è un tappo di una bottiglia. Stiamo calmi. Stiamo calmi. L'assassina che ha paura, vedi? Perché anche gli assassini sono umani. Non... qua la foto l'abbiamo già fatta. Di qua, no. Allora, teoricamente dovremmo uscire. Vabbè, io vado, Arrivederci. Buono. Vabbè, abbiamo le chiavi della stanza. Però, ragazzi, vi chiedo... Ah, ci sono delle luci di emergenza. Vecchia stanza, finalmente. Perché era chiusa? E che cazzo ne so io? Stiamo per scoprire la verità. Ragazzi, 5 nanosecondi che salvo la partita e vado in bagno, va bene? Perdonatemi, ma il destino mi chiama. Vi faccio partire la pubblicità del nostro fumetto, così se vi piace, vi interessa, che a breve, teoricamente, tra pochissimo tempo faremo uscire il primo capitolo. Arrivo subito, bestiace. State lì fermi...
Il bagno era occupato. Ok. Eccoci. Ma salvato? Buono. Allora. Ci sono esplosi i timpani. Scusate, cazzo, c'era il volume alto del trailer. Eh beh, immagino che avrete alzato per il gioco. Perché sento un cane. Allora, teoricamente... Di qua, giusto? Vabbè, qui abbiamo il nostro... Era di... Orca trota. Wow. Ma che bello. Ah, ragazzi, che meraviglia. Andiamo giù in paese a vedere quel bel concerto che sta facendo. Come si sta divertendo, eh? Però io non ho ancora capito... Ah, il vomito. Non ho ancora capito i tasti per... per l'accensione dell'accendino. Però ha avuto successo questo gioco. Ne parliamo dopo la live, ragazzi, perché ho letto qualcosina. Allora, ah, questo... Oh, finalmente lo troviamo, sto cazzo di teatrino. Allora, spegniamo sta cazzo... Sta. Voilà. Questo qua era quello che si vedeva dal trailer. Bambina. Giocare con le marionette è quello che accade nella vita reale. All'inizio c'era sempre la leggenda della Dama Bianca. Altrimenti nulla aveva valore. Comunque lei, allora ragazzi, lei comunque soffre di una malattia mentale, perché vedete com'è distaccata? Cioè, ha appena sparato alla madre, ha appena aperto sua sorella dicendo tornerò da te, cioè, è comunque una donna turbata. Quindi comunque il manicomio deve andare. Bisogna capire se ha effettivamente ragione. Una leggenda racconta che il lago è abitato dallo spirito di una giovane donna, uccisa dall'uomo che amava. Un incontro segreto al lago di notte. Quante aspettative. Devo giocare io? Falla muovere a me. Giovane dama, sì, devo muoverla io. Il mio amato ancora non c'è, aspetterò. Guarda la luna. Cosa gli vogliamo far fare, ragazzi? Dai, scegliete voi, fate voi la storiella. Guarda la luna o gli facciamo dire... La luna? Volete fare la luna? Guarda la luna. La luna nera. Oh. Non mi fa... E fa... Ah, per scegliere l'opzione WASD. Chi l'aveva letto? Che bella luna stasera. Ripeto, appena sparato due volte a sua madre. Ah, ma non c'è, ma che cazzo? Il mio amato ancora non c'è. Aspetterò. Mi ricorda un fottio La sposa cadavere di Tim Burton. Bellissimo film. È arrivato. Ah, velocissima. Cosa succede? Mi sembri strano. Sembra un po' legnoso. Amante. Posso scegliere i personaggi? Fighissimo. Per mostrare le azioni disponibili. Guardate i pesciolini dietro. Ma quanti soldi avrà speso per questa manodopera italiana? Tirami il dito. Ah, mai tradito? So che... Ma porca puttana, ho letto tirami il dito. Mio amato, tirami il dito. So che hai baciato un altro. Mi hai tradito. So che hai baciato un altro. So che hai baciato un altro. Speak. Non potrai mai farlo. Ti amo. Sei forse impazzito? Sei forse impazzito? Uccidi. Beh, non c'era mezze misure, vedo. Ti amo troppo. Il pensiero di perderti mi fa impazzire. Per questo ti uccido. Sì, sembra che stia cagando, però... E i pesciolini intanto dietro la natura, eh? Incurante di noi scimmie. Che cosa ti ho fatto? Cosa ho fatto? Va bene. E niente. Quindi... L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia e fu impiccato. The priest. Speak the priest. Ok, priest, vabbè... Posso volare? Il prete, giustamente, uomo di chiesa, può volare. Guarda le gambe! Ah! Ah, mi diverto con poco. Estrema unzione. Cos'è sta roba? Non è uno sciamano, però. Carnefice. Arrivo, caro. Eccolo qui. Non posso...
Ma porca... Che sa volare. Posso fare l'azione giustizia, volando. Ma cos'è? Vabbè. E questa è una recita scolastica, è stata la mia prima recita scolastica quando avevo 8 anni alle elementari. E da allora la Dama Bianca prende la vita di una giovane donna ogni volta che gli eventi la riportano indietro a quel triste giorno. Vedi? Ok. Faccio finta di aver capito. Quindi lei mo si fa il bagno, arriva la giovane dama. Vieni qua nel lago insieme a me. Fattici un tuffo. Lava. La bella lavanderina. Dash. Cos'è? E da qua nacque il dash. Ottimo per le macchie più ostiche. Ah. Dama Bianca, dove cazzo è? Afferra, la prende gentilmente, no? È tipo una sirena, in sostanza. Aiutatemi! Aiutatemi! Io voglio tutto un gioco così, comunque. Ora posso iniziare. Ma per forse i bambini che l'adorano sta storia, è troppo bella. Ok, facciamo chiarezza. Attenzione. Finalmente spiega che cazzo è successo e perché tutto il gioco è un puttanaio. Dai, ci siamo. Dicono che la guerra presto finirà. Non è doppiata? Come mai? Prima aveva fatto la voce. E Giulia risponde. Babbo dice che perdiamo. Che succederà? Ci leveranno tutto. Ah, giustamente lei fa i segni perché è muta. Deciso di non aver avuto questo trauma. Cioè, finge di essere muta a quanto pare. Andremo in Germania? Diventeremo povere? Tutte e due. Vabbè, facciamo andremo in Germania. Che senso? Andremo in Germania. Ah, questa è la Germania? Sordomuti. Se mi sentite. Cioè, nel senso, potete dirmi. Chi conosce il linguaggio dei segni? Come si dice Germania? Sono curioso. Cioè, ogni stato avrà... Ogni paese avrà un... Avrà un gesto? Mi accompagni al lago domani? Hai visto l'apo ieri? Salta di palo in frasca. Hai visto l'apo ieri? Hai visto l'apo ieri? Perché me lo chiedi? No. Perché me lo chiedi? L'ho visto andare via dalla stalla. Tu non eri lì. L'ho visto andare via dalla stalla. Tu non eri lì. Attenzione. Attenzione. Le gemelle non si vogliono così bene. Nel mentre una sta fluttuando sempre più in alto dell'altra. No. Bugiarda! Mi accompagni al lago domani? Ma è pazza! Mi accompagni al lago domani? Ma non fare finta di niente! No, non voglio farmi il bagno perché sono incinta. Voglio fare il bagno, voglio scattare delle foto. Voglio scattare delle foto. Abbiamole sulle... Voglio scattare delle foto. Alla tua pancia incinta. E se la mamma ci scopre, la ammazziamo. Mezz'ora. Andiamo all'alba, lei dorme, sai che prende delle medicine, no? Giustamente. Andiamo all'alba, lei dorme. Ripeto, sta fluttuando. Giulia. Capito. Andiamo avanti, per favore, sono curioso. E tu all'alba ti svegli? Ah, se il cuore non si ferma e il cervello non si spegne. Svegliami tu. Svegliami tu. Però i gesti mi sembra che siano abbastanza realistici. Perché per dire svegliami tu ha fatto così. Ma, cioè,
questo gioco è fatto molto bene, ragazzi. A me sta piacendo molto, soprattutto nella cura dei dettagli. Cioè, gli sviluppatori hanno fatto un lavoro della Madonna. Quindi io continuerò a dirlo, complimenti. Ci scambiamo i letti come quando eravamo bambine? Ah, vedi? Ah, ok. Allora inizia ad avere senso la cosa. Sì, dai, bella idea. Sì, dai, bella idea. Buonanotte. Quindi sono scambiati i letti. Oddio! Bellissima. Con un colpo di vagina ha spento la candela. Buonanotte. Lo stesso farà Marta. Cambio di scena. La mattina successiva. Lo so perché me lo ricordo. La mattina Marta andò al lago facendo finta di essere me per mostrare la gravidanza. Sapendo che sarebbe andata anche la mamma. Cosa sarà accaduto al lago? Posso fare solo delle ipotesi. Ma noi siamo lo spirito della morta. Sono confuso, grazie Inari TV. Stavo pensando di imparare la lingua dei segni. E beh, è comunque utile. Però so che non è internazionale, cioè ce n'è ognuna per ogni... Tipo quella per l'italiano, quella per... Comunque è affascinante una roba. Allora, parla, spogliati. E spogliamoci, che dici di no? Ah, così. No, forse era meglio parlare. Mica sono proprio un macaco, Dio buono. Anch'io mi spoglio in questo modo. Ah, attenzione. Sei incinta, tua sorella aveva ragione. Prendi il bastone. Tua sorella aveva ragione. Come prendi il bastone? Sì, la mamma che aveva il vestito rosso nel bosco, sì. Fai un bagno, sgrava. Parliamo. Che cosa vuoi? Non caputana, che cosa vuoi da me? Sì, almeno io mi sono divertito. Ah, subito. Sì, almeno io mi sono divertita. Drop del microfono. Oh, la gente che urla. Te la faccio pagare, sgualdrina. Te la faccio pagare, sgualdrina. Provaci, se hai il coraggio, fai un bagno. Facciamoci un bagno. Arrivederci. Esci subito dall'acqua, spogliati ed entra in acqua. Prendi il bastone. Diamo un senso un po' a sta storia, no? Esci subito dall'acqua. Esci subito dall'acqua. Tu non conti nulla, faccio come voglio. Tu non conti nulla, faccio come voglio. Rendiamolo un po' realistica la cosa. Spogliati ed entra in acqua. Ah, si spoglia lei ed entra... Quella è il tasto azione, perdonatemi, pensavo stessi dicendo alla figlia spogliati ed entra in acqua. Ma è già in acqua. Anche lei giustamente adesso si spoglia. Ok. Col bastone in mano. Incinta anche lei, incinta anche la madre, è meraviglioso. Sei una svergognata, usa il bastone. Prima diciamo sei una svergognata. Sei una svergognata. Vedi, gli rappa addosso in questo modo qui. Aggredisci? Ah, attenzione. È così realistico. Beach Butch. Ma il bastone? Ah, sono morte tutte e due. No, no, no. Non è andata così. La mamma non è morta. Ah, quindi devo ricreare anche la scena giusta. Oh, madonna, dall'inizio. Ah, parla. Ciao, mamma. Porca puttana. Ciao, mamma, porca puttana. Ciao, mamma. Ciao, mamma. Ok, la mamma risponde. Prende il bastone. Spogliati, voglio vedere la tua vergogna. Ciao Giulia. No, cosa gli faccio dire? Spogliati, voglio vedere la tua vergogna o ciao Giulia? Qual è l'approccio più naturale? Diretta e concisa, dai, spogliati. Spogliati, voglio vedere la tua vergogna. The Naked Girl, al cinema.
Parla, cosa vuoi da me? Non ci penso proprio. Non ci penso proprio. Ma come lo dice? Gne 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 gne. Te le levo io quel vestito, stupida ragazzina. Attenzione. Te lo levo io quel vestito, stupida ragazzina. Cosa vuoi da me? Prendi il coltello? Che cazzo? Dove ce l'abbiamo il coltello? Che cosa vuoi da me? Il coltello... Allora... spogliati, no. Marta era vestita all'inizio. Ah, è vero però. Se dobbiamo ricostruire la scena, noi l'abbiamo trovata vestita. Era affogata col vestito, quindi non dobbiamo spogliarla. Ma gli facciamo prendere il coltello? Mi sembra un po' una cagata. Cosa pensi di fare con quel coltello? Prendi il bastone. Mica... così, tranquillo, con delicatezza. Vediamo cosa dice. Ora ti ammazzo, vuoi farmi del male? Vuoi farmi del male? Tira fuori il coltello lei, vabbè. Usa il coltello. Ma scusami, quindi è la... spade laser. Usa il bastone. Bonk. Tong. 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 Sì, questa versione è abbastanza credibile. Rigioca la scena e continua la storia. Boh, basta. Quindi, la madre ha ucciso la figlia nel tentativo di scoprire la sua vergogna. Ma credo di essermi fatta un'idea. Così la mamma ha ucciso Marta e io le ho sparato. Io non volevo sparare, a dire il vero. È nella mia testa. Ora devo capire. Posso farlo. Com'è nella mia testa? Ora devo capire. Posso farlo. Rinfodera la pistola. Ma cosa cazzo... Ok, perché la mamma è morta? Spezza? Bene. Ma cosa cazzo sta succedendo? Che tra l'altro avevamo detto... Chi è che faceva le marionette, ragazzi? Non era la tata, c'era il falegname di casa che gliele faceva. Ah, fa come le zanzare, vedi? Stacchi la zampetta, l'aletta. Una gambina. Credibile. Un altro braccino. Lasciamogli la gambina, sennò cazzo diventa... L'altra gambina. Beh, via l'altra gambina. È diventata una penna. Anche la testina? Oh, guarda, è rimasta la testina. No, non c'è più la testina. Ah, butti via il torso. Ok. L'abbiamo fatta a pezzi e messa in un sacco? Cioè, mi stai dicendo che... Puliamo per terra. Prendi lo straccio, giustamente. Ok. Questa musica in loop che mi sta decimando il cervello. Pulisci. Dimmi che gira il pavimento. Bellissimo. Che cura i dettagli. Mi piace un sacco sta cosa qua delle marionette così. E poi siamo volati in cielo. Classicissimo. Poi il sacchetto l'abbiamo mutato. Ah, giù nella... Ah, poi andiamo a sotterrare l'asciura giù. Va bene. Usa la pala. Ma la rumorista deve fare sta ragazza. Getta il cadavere. A testa lì. Allora? Prendi la testa. Ah, la testa... Che? Oh, la Madonna, pesa così tanto? Ero sotto il ponte. Ah! Era solo un gioco. Questo però non è un gioco. Sto solo giocando. Papà, dove la butto? Nell'umido? Sotto il ponte. La chiesa. Il paese. Parlare. Dove la butto questa, ragazzi? Che cazzo ne faccio adesso? La testa. Stavo solo giocando. Non posso aprire il menu, giustamente. Andiamo giù. Mi fa l'occhiolino? Cazzo, ma come è fatta bene la fisica, però? Si muove tutto. Ma...
Ok, qua. Ok. Beh, seguiamo le lucine. Perché va tutto a fuoco? Che sta succedendo? Damn. Buttala nei rifiuti. Ragazzi, bisogna assolutamente... Ah, ma che bella l'animazione però, cazzarola. E la prima persona è fatta molto bene. Bisogna ragazzi, essere un pelo ambientalisti. Penso, suppongo che questa vada nell'umido. Con il sacchetto, mi raccomando, di plastica riciclato. Meglio di quel materiale che puzza di funghi marci. Ma prendo fuoco? No. Bene, devo andare di là, ho sbagliato. La butto qua nel pozzo? No, perché è chiuso. Shit. Ha un bel giochetto, un concetto di giocare questa ragazza, assolutamente, sì sì. Ma fino a piedi, fino al cimitero? Ah no, no, ok, siamo arrivati al laghetto, al fiume. Fiume. Sembra più uno scrosciare di... Vabbè, avete capito. Eccoci qua. Quindi quello che abbiamo visto, il pezzo in cui abbiamo giocato, dove lei fa a pezzi la mamma, l'abbiamo fatto. E infatti eccola qui. E la testa ce la siamo portata dietro? Non ho ben capito. Bene. E mo? La seppelliamo. Facciamo... Non lo facciamo. Non lo facciamo. Dietro di me non c'è nessuno, quindi mi sento a mio agio, mi sento sicuro. Vediamo cosa mi dice l'obiettivo adesso. Sviluppa la foto, c'è la mamma in cantina, non voglio assolutamente incontrarla, svilupperò i rullini più tardi. Ma la mamma non è... Vabbè, la missione è vecchia, però non me l'ha segnata come fatta. Che cazzo succede? Che sta succedendo? Con la barra spaziatrice possiamo notare che non posso fare un cazzo qui. Non è Marta quella, vero? No, è la mamma. Oddio, non sto più capendo, francamente. Vabbè, andiamo. Me ne vado, non so che devo fare. Posso sviluppare i rullini? Penso di sì. Teoricamente. No, però non, è che non son ben sicuro di quello che sto vedendo, ragazzi. Ora posso sviluppare quei rullini. Oh, meno male. 100 vetrine. C'è quell'impatto lì che... È 100 vetrine con mutilamenti e assassini. Volendo potrei prendere anche la bicicletta e fare un viaggio lì in paese. Dovrei prendere un po' di latte. Allora, devo sviluppare i rullini, quindi di cavai. No, di qua. Abbiamo lavato il pavimento? Ma le mani potrei anche lavarmele però, che dici? O me le lavo o me le tengo con il... Ah, vedete, perché c'era sta affare che l'abbiamo visto dall'inizio. Me le tengo così, sporche? Luride? Ah, non ci fa chiudere la porta stavolta, non ce n'è bisogno, d'altronde nessuno ormai più ci può spiare. Bene, 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 bene. Ok. Vabbè, saltiamo, se no ci mettiamo 6 ore. Quindi... Fermi, fermi. Questa foto? Ah, è la bastonata in testa. Come è fatta male? Allora, dobbiamo svilupparne due. Questa del bastone in testa e vabbè, sviluppiamo anche quella di Marta che abbiamo fatta noi, che tanto. Allora, così. Metti a fuoco, metti a fuoco, metti a fuoco. No, no, sono in grado, aspetta. Ok, perfetto. Easy. Pressiona la carta. Voilà. Sì, possiamo stare tranquilli perché i pazzi, i villain del gioco, siamo noi. Che succede? Come ci sta mettendo così tanto? Sento uno strano suono. Sto sentendo uno strano suono. C'è qualcuno che ci sta frugando in casa. Non mi piace. Non mi piace. Allora è vero. Ho ucciso io mia sorella. Ho fatto di tutto per nascondere la realtà. Ho ucciso mia madre. Ma lei era innocente. E io? Il mostro sono io, non lei. Non merito di vivere un secondo di più.
Spiegatemi. Adesso voi mi spiegate come l'avete capito. Tutto perché si faceva l'apo. Che fosse tutto nella sua testa, ok, quello l'ho capito anch'io, però non si è capito letteralmente un cazzo da come l'hanno spiegata, ragazzi, perdonatemi. Non si è capito un cazzo da come l'ha spiegata. Come si fa a spiegare? È inspiegabile, effettivamente. Quindi la possiamo giustificare come non c'è da spiegarla, semplicemente lei si è fatta una sega mentale tutta su un pippone gigantesco che l'ha portata a imparanoiarsi, però poi scopre che in realtà è stata lei ad ucciderla. E perché se l'è dimenticata all'improvviso? È semplicemente pazza. Ma e perché se ne è dimenticata? Potrò cercare di farmi perdonare. Ma perché si è dimenticata di una... Non c'è nulla. Sarò almeno libera da questa sofferenza. So che non è giusto. Ma sì, ma chiudiamola con un bel suicidio. Dai, tanto ormai. Namesem! Che c'è? Spara, soldato! Spara a te! Spara su... Sparai di istinto a quel soldato colpendolo in piena testa. Ho schiacciato! Spara alla testa! Ah, del soldato! E beh, c'era spara alla testa, spara al soldato. Quando entrarono gli altri... Adesso è l'apo. Sentii un grande tremolo. E poi un dolore acuto al ventre. Mi stavano prendendo a calci mentre uno di loro cercava inutilmente di convincersi che il soldato a terra fosse ancora vivo. Mi colpirono sulle costole, sulla schiena e sullo stomaco. Non riuscivo a respirare. Ma come cazzo fa a non morire mai sta qua? Si è preso un colpo di pistola prima e sopravvissuto. Ho ordinato di mettermi su una sedia. Legata talmente stretta che non sentivo più né le mani né i piedi. Sulla sedia accanto a me c'era mio padre. Respirava, ma sembrava privo di sensi. Quello che comandava cominciò a farmi delle domande. Non sto capendo. Mi picchiava sul viso e sulla testa con un piccolo bastone. Così forte che pensavo che mi si sarebbe spezzata la testa. Ma scusatemi. Il sapore del sangue e pezzi di denti. Sì, vabbè, dovresti essere già morta 10 volte, però. Ho potuto sorridere. Un pensiero frivolo, ma dolorosissimo. Parte del labbro superiore era tagliato. Brutto questa. Con la lingua e il labbro. Non avrei mai potuto più sorridere. Mente di rimetterlo al suo posto. Vomitai. Che scrittura? Minchia. Mi costrinse a confessare che mio padre svolgeva non so quale tipo di attività all'interno. E se avessimo fatto la missione dei partigiani? Io non ne sapevo nulla. Provai a spiegarlo. Ma quelle botte. Avrei fatto qualsiasi cosa per fermarlo. Qualsiasi cosa. E qualsiasi cosa? Ti hanno legata, ti stanno torturando. Sai, il generale disse: sono bastati due schiaffi e hai venduto tuo padre, puttana tedesca. E ordinò di sparargli. Fu un attimo. Neppure cambiò posizione. E vabbè, tanto ormai, voglio dire. Poi indicò uno dei soldati, e quindi indicò me. Ma questa si fa remore, appena ucciso la madre, così come nulla fosse, però... Uscirono tutti, vabbè. Tranne il soldato che aveva l'ingrato compito. Volevo morire, forse, ma non così. Il terrore mi pervase. Sentii il rumore del mio corpo che evacuava. Avevo la pistola puntata sulla fronte. Non riuscivo a guardarlo in faccia. Puzzavo. Mi sentivo indegna. Vidi che spostò volontariamente la pistola e sparò senza colpirmi. Gli avevo fatto pena. Era scritto da qualche parte che io non dovevo morire. Tagliò rapidamente le corde e mi spinsi a terra dicendo ad alta voce: ecco fatto! La puttana tedesca è sistemata! Ok, quindi ci ha salvato la vita, va bene. E lui se ne andò. Svenni nuovamente. Ma è l'apo? Cioè, adesso la mia domanda è: l'apo è morto? La mamma è morta davvero? Non sto capendo un cazzo, ragazzi. Cioè, non so più qual è la realtà e qual è l'immaginazione di questa tizia. No, non è l'apo. L'apo è morto, ok. Cazzo, io pensavo fosse finito il gioco. E invece è incredibile. Mi risvegliai, non sapevo più cosa fare. Ero completamente vuota e il dolore dominava su tutto.
Erano tutti morti. Ero sola al mondo ormai. Provai il desiderio di sentire la loro voce un'ultima volta nel registratore del babbo in camera oscura, sempre che i soldati non lo avessero distrutto. Ok, allora. Fermi. Siamo sani come un pesce. Che cazzo sta succedendo? Vi ricordo che ci hanno appena torturati, eh? Ci hanno spaccato la faccia tanto da sentire il sapore del sangue e i denti rotti in bocca, di non poter più ridere, l'idea di non poter ridere mai più. Ripeto, scrittura fighissima, bravissimi. Ma, e adesso ci alziamo come nulla fosse? Ci siamo immaginati pure sta roba? No. Cioè, ma è allucinante. Ah, allora abbiamo parlato con la mamma. Parla. Dimmi tutto adesso. Dimmi che cosa hai fatto. Va bene, tranquilla. Ti racconto tutto. Ho trovato quello strano biglietto al risveglio e ho capito che c'era qualcosa di sbagliato. Qualcosa che andava oltre le tue normali stranezze. Sono venuta a controllare, ma in camera da letto non c'eri. Ok. Ok. Seduta in biancheria intima sulla riva del lago. Ok. Che non era successo niente, cose del genere. Ti ho abbracciata per cercare di consolarti, ma tu non hai più parlato per giorni. Non esiste. Non esiste l'altra gemella, non c'è. Siamo fuori di testa. Eravamo sedute sul lago, senza un cazzo tra le mani. Non c'era un cadavere davanti a noi. Vedete la mia faccia? Cos'è? Figlia mia. Ah, l'abbiamo sparato, ok. Vuoi rovinarti la vita? Non sono stata io a sparare, mamma. Non sono stata io. Che cazzo sta succedendo? Non so più chi ero. Si era sgretolato tutto. Avevo paura di me stessa e... Mio Dio, era terribile. Ero sempre stata convinta di essere addirittura troppo buona. E ora ero diventata la nemica di me stessa. Il pericolo ero io. Cosa avrei dovuto fare? Il pensiero andò al teatrino. Cioè, ha smesso di essere un horror da un bel po'. Forse. È diventato un thriller. Così mi precipitai a giocare. Thriller psicologico. Mi precipitai a giocare di nuovo. Uibà. Vuoi dire che ogni volta che ci mettiamo a giocare con le marionette stiamo facendo quello che stiamo... Torniamo a giocare con le marionette. Mi va benissimo, mi diverto molto a giocare con le marionette. E in tutto questo, ripeto, quindi i tedeschi non sono venuti in casa nostra. La bicicletta. Cosa devo fare? Controlla il teatrino. Mi è rimasto solo il mio teatrino. Ok, se dobbiamo andare a giocare. Ah, intanto salvo. Inizio a pensare che neanche i tedeschi siano venuti, perché mi sembra tutto molto strano. La foto del sviluppo un'altra foto. Ah giusto, vediamo un po' se ce li ho. Vabbè, adesso ho la macchina fotografica, quindi teoricamente qualcosina potrò fare. I tedeschi sono venuti e come? Non lo so, ragazzi, come fai a sapere, capito? Cioè, se questa si immagina tutto, come facciamo a sapere che sono venuti? Cioè, che ci sono stati i tedeschi, sì, ok, ma come facciamo a sapere i tedeschi, scusate, i partigiani? Come facciamo a sapere che cazzo è successo? Allora, questa qua l'abbiamo sviluppata, no? Vabbè, sviluppiamo sta cazzo di foto. No, che fai? Cioè, comunque abbiamo una foto di una donna con un feto, cioè, quindi... ci stiamo immaginando pure questo? Chi lo sa? C'ero quasi, voilà.
Ok. C'è il vomito e il sangue. No, ho sbagliato! Che deficiente, cazzo! Tornerò da te, Marta. Vabbè, me la conto uguale lo stesso. Tutto. Io e te. Vabbè, mettila nell'album. Se frega. Basta che va bene, non mi interessa che sia perfetta. Va bene, buono, andiamo a giocare. Vabbè, ragazzi, ma che ci sia chiazze di vomito e diarrea per terra non conta niente, eh. Cioè, nel senso che qua questa stanza si è distrutta non vuol dire un cazzo, può averlo fatto lei in preda a un raptus di follia, cioè, capite? Vediamo se c'è ancora il villaggio che brucia di là. Oddio, che è questa luce misteriosa? Non mi piace. Non mi piace per niente. Dov'è che dobbiamo andare? Ah, ok, la città sta ancora bruciando, quindi l'attacco c'è stato. E... cameretta. Madonna, che ansia, no, no, no. Eccoci qua, teatrino. Che ore sono? Sì, dai, ce la facciamo tutta di fila, fanculo. Vediamo se riusciamo a chiudere, perché mi sa che siamo verso la fine, non vorrei... Al massimo, la prossima volta lo continuiamo, per carità. Mamma stava per morire partorendo. Questo è quello che mi rimane dei racconti della mamma, della tata e del babbo. Ok. Della mia infanzia a casa ricordo poco o nulla. Devo provare. Forse sono proprio lì le cose importanti che dovrei sapere. Quindi la mamma stava partorendo, probabilmente sarà morta una dei gemellini. Come va, signore? Come va, signora? Tutto bene. Sento un dolore fortissimo. Sento un dolore fortissimo. Prova a soffiarsi il naso. Serve nulla, signora? Serve nulla, signora. Un fottuto dottore. Ci siamo, è giunto il momento. Ci siamo, è giunto il momento. Damn. Apri le finestre. No, non è questo quello che c'è da fare. Oddio, penso ci sarà puzza di merda. Che suono orribile. Arrivederci. Ce ne andiamo. Prendi l'asciugamano. Ok. Ma come volo. Poggia l'asciugamano. Voilà. Perfetto. Tutto è pronto. Ah, è così veloce tutto la cosa. È pronto. Allora, tu spingi, io tiro un pugno. Qualcosa non va. Attenzione. Aiuto, qualcosa non va. Sarà morta la gemella, l'altra è rimasta in vita. Noi abbiamo avuto il legame con la gemella, l'altra gemella si è vendicata. Eric, aiuto! Irene sta male! Dov'è... Enrico! 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 Ah, ecco. Proprio dal cielo! Cioè, un uomo tutto d'un pezzo. Come stai, tesoro? Come stai, tesoro? Tra un parto e l'altro. Tutto bene, grazie. Sempre più debole. Con quale nonchalance lui si gira, chiama il medico. Nel mentre che diventa, come potete vedere, caprino, con queste corna, dalle con queste gambe dalle giunture al contrario. Doc, doc, dobbiamo tornare indietro nel tempo. Dottore, corra! Irene sta male! Ah, fa anche l'accento di suo padre. Beh, geniale sta donna. Arriva il dottore. Tranquilla Irene, questi dolori sono naturali. Tranquilla Irene, questi dolori sono naturali. Ok. Spingi Irene. Spinga Irene! Partorisci. Pensa se fosse così veloce e pratico. Cos'è? Oh madonna! Fighissimo! Vedi? Vedi, la tomba e il bambino, la nascita. Quindi una vive e l'altra muore in sostanza. Vabbè, però ragazzi, entro oggi. Yeah! Molta attenzione, ci sono. Credo di star provando proprio i dolori del parto in questo momento. Non voglio esagerare, ma sono... Che brutta bambina! Questa buttiamola via, l'altra! È nata! Vabbè, mo? Sto male, mi sento andare via. È morta nel parto. Tutto bene. La madre era lì, non è morta nel parto. Ma Enrico? Povera mamma. Il bassotto tedesco, Toto guarda. Io l'ho fatta soffrire tanto, fin da quando sono nata.
L'ho fatta soffrire tanto fin da quando sono... Coccola il cane, sì, subito. È un maniaco, non è un cane. Buono così. Morbido. Parla al cane. Mamma ho fame, mamma ho sete, mamma ho sonno, mamma devo fare pipì. Io solitamente facevo un mix. Vabbè, mamma ho fame. Mamma ho fame. Vai dal cane. Non è ora di mangiare. Non è ora di mangiare, piccola rompiscatole. Buono. Mamma ho sete. Vai mamma, dal prete. Ho appena bevuto, insopportabile piagnucolona. Dipingi. Così anche cazzo dipingi. Ah, il quadro che abbiamo visto fuori? Ma c'è una vita che sta dipingendo quel quadro lì. Sì, vabbè, lascia stare, ho sbagliato. Non dovevo farlo. Eh sì, è quel cazzo di quadro che c'è fuori. Quell'incubo lì. Hai appena bevuto, bla bla bla. Hai appena bevuto, insopportabile. Hai appena bevuto. Buono, poi... Parla. Mamma, devo fare pipì. Mamma, devo fare pipì. Non farla lì. Io cosa posso farci? Non mi esasperare. Dipingi. Facciamogli finire il quadro. Vediamo se poi uscendo ci sarà il quadro completo. Immagino di sì. Chi lo sa. Anch'io non sto capendo un cazzo. Ci stiamo arrivando, ragazzi. Ci sta spiegando il gioco così, la narrativa è così. Ci sta spiegando quello che è successo, in realtà, la vera storia. Il fatto che noi ci siamo immaginati Marta. Marta non c'è, non esiste. Dipingi ancora, finisci sto cazzo di quadro, va. Sì, non è che... Sì, Marta è pazza, in sostanza. Comunque lei ha un legame con... E io cosa posso farci? Non mi esasperare. Cosa succede? Vabbè, coccoliamo sto cane che poverino. Maniaco veramente sessuale e sessualizzato. Mamma ho sonno. Mamma ho sonno. Vai dal nonno. Basta adesso, vai in camera tua. Ti aspetta adesso. Il nonno. Vai in camera tua. Prendi il palloncino. Si chiama così il cane? Ah no, c'è un palloncino lì, manco l'avevo visto. Legalo al cane. Fai volare il cane. Arrivederci. Sparisci dalla mia vista. Non ti sopporto più. Fammi andare via. Posso? Devo andare di qua. Oh shit. Te la farò pagare. Te la farò pagare. Ti devo mettere in riga. Che fa? Prendi il bastone. Basta sto cazzo di bastone. Ma era lì. Le mani non bastano questa volta. Te lo dovrai ricordare per sempre. Mamma, io non volevo. Ma sta zitta, dai. Stonk. Ah. No, non farlo. E quindi lei poi diventa muta e sorda. Capito? Si chiude in se stessa. Giusto? Ma sto pianto registrato così? È un gioco. È solo un gioco. La Dama Bianca ha detto che i miei ricordi perduti sarebbero tornati a farmi compagnia nei luoghi della mia infanzia felice. Beh, potrebbe, la madre potrebbe aver avuto una depressione postpartum, Quindi rifiutava la figlia, l'ha trattata male, ha fatto della violenza e la bambina poi ha avuto dei traumi. Quindi poi ha sviluppato una follia, comunque una roba. Non sto capendo un cazzo, però adesso è comparsa un'altra bambina. Quindi c'è Marta, c'è Giulia e c'è Irene. Allora, partiamo con Marta. Parla, piangi. Piangiamo. Ah, quella lì è Marta, sì. Sarà l'altra personalità a sto punto, Giulia. Io che cazzo ne so, ragazzi. Facciamo prendere a Marta la brocca. Può prenderla Marta la brocca? Può brocca la Marta prendere? Può fare... Che cosa sta succedendo? No, Giulia, non posso... Ah, niente, non posso... Cosa succede? Giulia ti ha fatto piangere? Cosa succede? Giulia ti ha fatto piangere? Ma allora esiste sta cazzo di figlia o no? Non sto capendo una cioppa. Io non ho fatto niente. Io non ho fatto niente. Ora ti faccio piangere io. Schiaffeggia Giulia.
Ma le ascelle col sangue no, però. Maleducata! Maleducate. Bellissimo nome, comunque. Ma... Marta, ti va di giocare con tua sorella? Giulia, gioca con tua sorella. Giulia, gioca con tua sorella! Ok. Marta, non ti va di giocare con tua sorella? Ok. Vediamo che dice Marta. Prendi la brocca. Va bene. E mo? La rompe? Bevi. Rovescia l'acqua su Giulia. Rovesciamo l'acqua su Giulia. Così lei si incazza. Che cazzo fate? Devo prendere il bastone? Ma sei scema Marta. Marta mi ha rovesciato l'acqua in testa. Ma sei scema Marta? Come parli, Giulia? Ti sembra il caso? Ah, sta facendo il vestito rosso, tra l'altro. Marta mi ha rovesciato l'acqua in testa. Marta mi ha rovesciato l'acqua in testa. Smettila di fare la lagna, se no le prendi. Ok. Quindi? Pronto, non posso muovermi. Ah, ok. Prendi la brocca, piangi, rompi la brocca. Non so cosa io stia facendo, sto andando seguendo una certa logica. E ma? Scusa mamma, non l'ho fatto apposta? Bugiarda. Scusa mamma, non l'ho fatto apposta. Non ti credo, vuoi prendermi in giro? L'hai fatto apposta, cos'altro hai da dire? L'hai fatto apposta, che cos'altro hai da dire? È colpa di Marta, sono arrabbiata con te. È colpa di Marta. È colpa di Marta. Cazzo, spero che non mi faccia rifare le scene se non sono io corrette. Ti ho visto tirare fuori... fai la furba. Vuoi fare la furba? Sta fluttuando tua figlia, chiama un esorcista. Ma la bambina, la Marta? Mamma, non sgridare, Giulia, è colpa mia, gli ho chiesto di farlo io. Cos'è? Adesso gli dirà, non è vero, non dir cagate, non difendere tua sorella. Dai, veloce però! Su, dai, che se no... Sei troppo buona, Marta, ma la colpa non è... Ho visto tutto, ho visto tutto. Tu pensa che io l'ho fatto io, quindi effettivamente è colpa di Giulia, però... Forse avrei dovuto fare... Ho mancato quel dialogo che magari c'era Giulia, Marta gli diceva, fa questo, fa quello. Non è vero, non mi stavi guardando, bugiarda, scusa mamma, non ho fatto apposta. Attacchiamo la madre, non via. Non è vero, non mi stavi guardando, bugiarda. Bugiarda, a chi? Ora vedi cosa ti succede. Trascina Giulia. Prendi il bastone? No. Vieni con me ora. Ti porterò lontano. Ah, volano in cielo. La cucina. È la cucina? Scusa mamma, mi dispiace. La cucina vieni no. Vieni con me. Ok. Ora ti metto a posto io. La legata alla... Bene. Ok. Sta musica mi sta rompendo un po' i coglioni. Potremmo farla diversa. Scusa mamma, non lo faccio più, prometto. Scusa, va bene. Mamma, non lo faccio più, prometto. Troppo tardi, queste false lacrime non ti serviranno. Qua bisogna, ripeto, bisogna capire. È il passato, questo è quello che è successo. Questo forse è quello che è successo davvero, immagino. Però bisogna capire l'entità della sorella. Cioè, se esiste o no, sta cazzo di sorella. Non sto capendo. Scadush. Aiuto. Aiuto! Oh mio Dio, ho già capito che cazzo sta per fare, figa. Prendi il cane, mettilo nella pentola. Dio buono. Ora ti faccio passare io la voglia di abbaiare. Incredibile. Lascia il mio cane. Lascia il mio cane. Sai che Wustel... Ah, murder the dog. Stupida ragazzina. Ma come cazzo? No, era? Mamma, ti prego. Meraviglioso. Ok. E mo? Sei pazza. È bello che tutto con questo, con questa, questo, questa voce, capito? Sei pazza. No, ti prego, aiuto.
Ora ti faccio vedere quanto sono pazza. Ah, no, perché già non l'avevo capito. Ti faccio vedere quanto sono pazza. Ah, gli dà di mangiare al cane? Un po' di sale. Ma il padre dov'è, è vero? Aiuto, papà! Aiuto! Inutile gridare, tuo padre non c'è, come sempre. Inutile gridare, tuo padre non c'è, come sempre. Puoi vedere gli obiettivi premendo K. Ma anche mentre sto facendo la missione? Controlla il teatrino. Eh no, vabbè, sono sempre quelli, ok. Ok, adesso so che devo premere K, finalmente. In bocca a Giulia, gli ha dato da mangiare il cane. Ora lo mangerai, scommettiamo? Proteine a sto punto. No! Cioè, l'ha torturata sta bambina, sta poveraccia. Pure. Mangia! Rifiutati! Non mangio! Mi piace sta cosa dell'aver fatto col teatrino. Anche perché sicuramente non avrebbero potuto fare la scena. Ho detto mangia! Ok. Magna. Oh, magari è buono. Tutto? Vedi che gli è piaciuto? Ok. Stavo ricordando e non volevo ricordare oltre. Era troppo, tutto insieme. Non facevo in tempo a intuire che cosa era successo, che tutto si sconvolgeva. Sta intricando tutta la storia incredibilmente. E poi tirare fuori quei ricordi era come cercare di spegnere un dente da soli. Quasi impossibile. Troppo doloroso. La Dama Bianca mi aveva detto che la chiesa è un luogo sicuro. Casa e madre dei suoi figli, Don Attilio. Dovevo parlare con lui. Lo dovevo chiamare al telefono. Ma continuiamo la prossima volta, bestiacce. Allora, finalmente la storia si sta intrippando e si sta sviluppando bene, nel senso che finalmente stiamo dando un po' di contesto, un po' di mistero, che non sia solo il perché quella fa così. Cioè, diciamo che tutte queste stranezze hanno più senso adesso. Quello che non capivamo prima ha più senso, perché bisogna valutare se esiste o no la figura di Giulia e la figura di Marta, se sono la stessa persona. Bisogna anche capire se quello che abbiamo appena visto nel teatrino è successo davvero o se l'è inventato lei. Sarebbe anche bello farsi un bel giro per casa. Me l'ha salvato? Vabbè, mi salva ancora. Sarebbe bello farsi un altro bel giretto per casa per vedere se ci sono dei rimandi, dei dettagli, che ne so, il collare del cane, se i quadri ci dicono questo e quest'altro. Magari lo facciamo, ma lo faremo prossimo lunedì. Figo. Io continuo a dirlo, sto gioco è arte, cioè mi sta piacendo un botto. Penso che sia uno dei pochi giochi horror che ho giocato negli ultimi anni, lo dico tranquillamente, perché è partito con quell'horror macabro, quell'horror gore, quell'horror psicologico, quell'horror splatter, che ci piace tanto, però è violento proprio mentalmente, fa immalato, mi piace, ritorna al menu principale, fuori dalle palle, quindi ci sta. Ho detto che all'inizio del gioco l'età della sorella non tornavano, no vabbè, ma lì non era, perché? Erano due gemelle, cos'è che c'era da... cos'è che non tornava? No, che sia un delirio assolutamente, però mi intriga parecchio, ragazzi, a voi non sta piacendo? Eccoci qua, non vi sta piacendo? Ci sono comunque dei problemini quelli per quanto riguarda lato tecnico, ste robe, ma sti cazzi. Sta piacendo molto, sì, molto, muy bonito, bene. È strano. Bah. Attenzione. Non è male, io lo sto adorando, sì, molto figo, a me sta piacendo parecchio, però mal di testa, beh, quello ok. Volete sapere una cosa? Mi si è rotta la pipa elettrica di nuovo, quindi devo usare questo, il rossetto. Intrigante. Allora, io dico una cosa, noi italiani non abbiamo, purtroppo, chissà quale grande sviluppo dietro ai videogiochi, cioè il marchio italiano, la mano italiana dietro al videogioco non è così, quasi non c'è. Quindi quando ci c'è fuori un gioco del genere, che effettivamente mostra carattere, mostra idea, mostra soprattutto regia, mostra scrittura, ok, e una sceneggiatura con delle immagini, delle robe, allora,
Se vogliamo trovare il difetto, secondo me punta troppo a un macabro disturbante per caratterizzare il gioco. Poteva raccontare la stessa storia senza fare queste scene, perché se poi scopriamo che tutto quanto nella sua testa, mi girerebbero un po' i coglioni, perché le scene che abbiamo visto sono pesanti e si sono buttate lì a cazzo soltanto per dare contesto e per dare quella cosa del il gioco è violento, il gioco è macabro. Fanculo, cioè nel senso, potevi raccontare la storia lo stesso. E quindi non lo so, ma non credo sia così. Non voglio pensare che sia tutto materiale inutile. Voglio pensare che probabilmente è successo in qualche modo nella testa della nostra pupazza. Però complimenti agli sviluppatori, veramente. Perché questo io penso sia così dovrebbero essere i veri giochi horror. Cioè, al di là dei classici Resident Evil, no, che sono i capostipiti del genere. Però penso che secondo me bisogna concentrarsi, cioè l'horror non si presta più che altro al gameplay, si presta alla narrazione e all'ambientazione. Cioè nel momento in cui tu sei catturato dalla storia, dei personaggi eccetera, il gioco funziona, fine. Questo gioco funziona secondo me. Poi a chi può, cioè assolutamente può non piacere. Figa, non ho spazio in sta cazzo di casa. Ma cosa succede, no? Ah, pupazza tutta pazza, sì. È lo stile di sviluppatori che nel precedente gioco si incentrava su questi temi. Ah, non so neanche che cazzo era il precedente gioco, perché non ho mai... Non ho idea. So che era so che anche quello aveva fatto parlare di sé. No, questo i jumpscare non ce li ha. Cioè, io finora non abbiamo visto ancora un jumpscare. È così che si costruisce l'horror, eh? Esattamente come vale, è la stessa regola che vale per i film, per me. Per me il film horror bello non è un film dove ti spaventano con scenette del cazzo, dove c'è la tipo e fa mentre che arriva il mostro, telecamera buia, faccia che sbuca. No. Cioè non è che le cagate di The Conjuring. Per me è un horror, è un qualcosa di disturbante che ti rientra dentro, che ti rimane, tipo un The Babadook, dove c'è un bambino fastidioso che frigna con quell'inquadratura del vedi la mano sulla giugolare della madre che gli dà, cioè, capito, quelle robe lì, quelle ti segnano, quelle cose lì, quello è l'horror, ti rimane nel cervello, cazzo. Sì, ho letto di The Witcher. No, Python, non sono per niente citato. Mi sono rotto i coglioni di Geralt di Rivia. Mi sono rotto i coglioni. Non ce la faccio. Basta The Witcher, mi ha rotto il cazzo. Ne abbiamo parlato per troppo tempo. È sempre la stessa roba. Cosa hai sentito riguardo al gioco, Dino? Ah, che è andato molto bene. Quindi sono felice. Cioè, che è stato accolto molto bene come titolo. L'unica sopravvissuta della famiglia ed è. Che sta succedendo? Ed è impazzita. Là poi il ragazzo che ha evitato di spararle e ucciderla. Allora, se Loisa, io non lo so. Ripassiamo con calma. Allora, è l'unica sopravvissuta della famiglia. Bisogna vedere se, ripeto, i partigiani sono arrivati e hanno fatto una strage. Perché i cadaveri poi non li abbiamo visti, perché sono stati portati via, ok. Però poi lei era intatta, nonostante sia stata torturata per tutta la notte. Quindi anche lì non ha senso. Ok, quindi già non ha senso. In più abbiamo scoperto 5 minuti prima che lei si era immaginata tutto quanto la questione di Marta. Perché ha scoperto che Marta non è stata uccisa da sua madre, che era tutta una roba nella sua testa. Quindi Marta può anche non esistere, ok? La famiglia è impazzita? Non lo so. Credo di no, a sto punto. Credo che sia pazza lei, tanto che la madre ha chiamato il manicomio. La registrazione c'era, c'era la madre, non mi sembrava una psicopatica. Lapo, ragazzo, penso che sia quello che ha evitato di uccidere. Secondo me Lapo è vivo ed Lapo era quello lì. Che ha visto Giulia e non le ha sparato. Cioè l'ha riconosciuta e non le ha sparato. Forse se avessimo fatto la missione per i partigiani sarebbe successa la stessa identica roba, ma avremmo avuto un pochino più di contesto riguardante quella storia lì. Sì, lei è Marta. Vabbè, avete capito, ragazzi, dai. Marta si intende come cazzi dice, come spirito, come la sorella. Secondo me non le ha sparato lei, ma lei lo ha trovato morto. Dalla tata ci andava solo lei, non c'era sua sorella. Cazzo succede di là?
Magdalena è la protagonista, sì. Buonanotte a chi sta andando, è stato un piacere, bestiacci. Secondo me lei è l'apo. Attenzione, in linea con il 2021-2022 ormai. Ma se fosse una cosa tipo The Island, per chi l'ha visto, sì. Mi pare molto di sì. Mi sembra molto che punti a quello. È tutto nella nostra testa. The Island, film che vedi una volta poi non te lo puoi più rivedere. Rigodibilità zero quel film, per quanto bello sia. Lo vedi una volta, basta, te lo sei bruciato per sempre. Tirami il dito, va bene. Ma la foto di Giulia che tira una legnata a Marta? Che cazzo ne so? La foto di Marta col feto in mano? C'è? Esiste? Può essere tutto nella sua testa. Cioè, io non mi posso fidare più di nulla di quello che vediamo attraverso gli occhi della protagonista. Perché gli occhi della perché la protagonista non sta palesemente bene di testa. Vede le cose. Se per questo abbiamo visto un lago con quella appesa, al contrario lei si risveglia nella vasca. Cioè, qual è la finzione? Qual è la realtà? Non si sa. Può anche guardare una foto che non c'è, dove c'è un che ha fotografato la ruota della bicicletta e lei ci vede Marta col feto. Cioè, capite? O magari ha fotografato una bara vuota, ma lei ci vede dentro il corpo. Anche secondo me è la stessa persona che soffre di disturbi. Io penso che magari ci sia stato un comportamento violento da parte della madre, perché magari è andata in stress post-traumatico perché ha perso una delle due gemelle. È andata in depressione, sarà successo qualcosa. Magari ha incolpato, sì, lì per lì, l'altra figlia, quella che è sopravvissuta, di aver ucciso l'altra figliola, quindi magari è partita un po' incazzata. Quella nel mentre condivideva lo spirito di sua sorella, sai, quel concetto dei gemelli che sono uniti a doppio filo, cazzi e mazzi. E però poi comunque, insomma, comunque la madre ama la figlia. Poi la figlia ha sviluppato questa specie di rimorso. Poi c'è anche la figura della Dama del Lago. No? Ricordiamoci che c'è la figura della Dama del Lago, che è questa storia detta dalla tata di questa donna che ciclicamente ritorna e vuole un cadavere da portarsi con sé nel lago. Perché la storia narra che è stata uccisa dal suo amante, bla bla bla. Ma quella lì è la storia della Dama del Lago, che non c'entra un cazzo con la storia di Giulia, di Marta, di Lapo. Quella è un'altra storia ancora, e che coincidono in qualche modo. Cioè, il gioco vuole farci fare un mischione che noi non capiamo un cazzo, poi alla fine ci dirà che cazzo sta succedendo. Sì, tutto un po' confuso apposta, però mi sta piacendo per quello. Adesso non dormo. No, mica, io ho dormito benissimo l'altra volta. Lapo e Giulia sembrano Giulietta e Romeo quando vengono separati. Sì, no, beh. Oddio. Questa tata esisterà? Sì. Per forza, la tata deve esistere. Porterete The Forest 2? Yes. Me l'hai già chiesto, Shani. Sì. Te l'ho già risposto. Chi era? Sì, vabbè, comunque sì, lo portiamo. Ti fanno un amico spiegone, ti fanno vedere un sacco di cose. Sì, 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 sì. Come ogni gioco che ha questi riscontri qua. Comunque, la parte che mi piace di più è la narrazione attraverso il teatrino. È fighissimo. Che tra l'altro non si è visto per tutto il gioco. Mi chiedevo quando cazzo cicciasse fuori, perché si vedeva nel trailer. E poi l'hanno fatto vedere dopo. Ed è una dinamica che mi piace un botto. Un po' forse lunghetta, perché c'è tutte le animazioni, le facce che devono uscire, le vignette, eccetera. Però mi piace un sacco, perché tu vedi quella roba lì pensando che è successo, capito? Perché potrebbe essere successo, tipo la scena dello smembramento del corpo e la testa mozzata e buttata lì. Noi non l'abbiamo visto, finito di fare il teatrino, ci troviamo con la testa in mano della scena del teatrino. Quindi tu puoi immaginarti, cioè i pupazzi prendono vita ancora di più e ti puoi immaginare la scena di lei che piglia il cane e lo butta nella pentola, gli dà da mangiare il cane, cioè, capito? È violento per quello, è fatto molto bene, questo gioco è fatto molto bene, mi sta piacendo un casino. Comunque spero che il cane almeno l'abbia condito con un filo d'olio. Se non fosse per la scena della brocca d'acqua, darei per certo che sia una sola persona con una doppia personalità. Però Otto anche lì. È lei che sta giocando al teatrino. Può inventarsi l'idea di essere affiancata da sua sorella.
Io sono abbastanza certo che sta cazzo di sorella non esiste. Anche perché quando poi ha parlato con la madre nella registrazione, lei ha detto: tu hai ucciso mia sorella. Ehi, tua sorella? Giulia, no. Nel senso, che cazzo stai dicendo? Questa è proprio partita, mia figlia è partita di testa definitivamente. Quale sorella? Quello che è successo, successe anni fa. Probabilmente inerente al fatto che durante il parto gli è morta la sorella. Oppure Twistone, Giulia ha preso la broca e ha spaccato in faccia Marta, e Marta è andata in mille pezzi e la broca è rimasta intatta. What the fuck? Insomma, vabbè, bestiacce, si è fatto tardi, fate i bravi, fate i buoni, spero che vi sia piaciuto questo incubo. Ancora un complimentone agli sviluppatori, si sta... Vedete, volevate l'horror? Stasera c'è stato, dai, non si può dire di no. Noi ci vediamo domani con Elden Ring. Mi raccomando, ripeto, vabbè che ormai è tardi, però sappiate che la natura del gioco di Marte Morta è una natura, cioè, è per un pubblico maggiorenne, per un pubblico maturo, quindi se siete sensibili non proseguiamo, non proseguite, ok? E buonanotte. Fate i bravi, fate i buoni, grazie per tutto, bestiacci, spero vi siate divertiti. Tanto quanto mi sono divertito io, va bene? Grazie per la compagnia, grazie per ogni cosa, grazie per il supporto. A domani. Mi raccomando, siateci che c'è il The Ring, che ci divertiamo e andiamo avanti. Ciao!